alla presentazione delle cinque realtà ecomuseali coinvolte nell'organizzazione e poi appunto passeremo al racconto e all'analisi delle fasi della filiera attraverso il racconto delle buone pratiche provenienti dai territori degli ecomusei e grazie anche all'intervento di esperti, studiosi, sarà con noi Slow Food, il commercio equo è garantito. Partiamo con l'Ecomuseo della Pastorizia e lascio la parola a Mauro Bernardi. Buongiorno a tutti, sono Mauro Bernardi, Servizio Turistico Culturale dell'Unione Montana Vallestura. Vallestura è posizionata a cavallo nel sud, Piemonte sud-occidentale, a cavallo tra le Alpi Marittime e le Alpi Cozie, ed è il gestore, l'ente gestore dell'Ecomuseo della Pastorizia. L'Ecomuseo della Pastorizia è nato ufficialmente nel 2000 a Ponte Bernardo, una borgata alpina che è posta a circa 1400 metri di altitudine nel comune di Pietraporzio. In realtà la nascita effettiva dell'Ecomuseo risale a molti anni prima, ossia agli anni 80 concettualmente, quando la comunità montana della Vallestura ha intrapreso un cammino sia di rinascita culturale che di rivitalizzazione economica dell'attività della pastorizia. L'Ecomuseo prende infatti le mosse da una parte dal recupero della razza ovina sambucana, una razza autoctona della valle che negli anni 80 rischiava di scomparire. Dall'altra parte con la riscoperta del patrimonio culturale legato al mondo della pastorizia della vallata e della sua propaggine nella Croix francese. Una zona, questa qua della Francia, che per decenni ha ospitato durante il periodo invernale molte montanari che si spostavano a fare custodi delle pecore Merinos in quella zona. L'Ecomuseo è composto da una serie di spazi che andrò brevemente a descrivere. Nel mentre Barbara sta facendo partire un video dell'Aruto, un percorso della transumanza che vi racconterò dopo. Dunque, il percorso ecomuseale si chiama Nadraio per vivere, ossia un sentiero per vivere in lingua occitana. Questo è un viaggio che si snoda lungo i secoli e racconta dalla scoperta della pastorizia nel Mediterraneo fino ai giorni nostri. Questo racconto si sviluppa attraverso una serie di oggetti, documenti d'archivio, fotografie e filmati che appunto raccontano questa storia pastorale della Vallestura. Il nome Draio è un nome molto significativo in occitano e per le nostre zone. Il termine narra di un tracciato che è nascosto tra le rocce e che gli ovini individuano facilmente per andare a raccogliere, a cercare, a pascolare le erbe migliori. E racconta simbolicamente, vuole anche rappresentare il percorso che il visitatore può fare all'interno del nostro spazio ecomuseale per scoprire come questa pastorizia in Vallestura, per quanto sia molto ancorata nel passato, sia ancora una realtà viva e una risorsa economica molto importante. Nello stesso stabile dell'Ecomuseo della Pastorizia si trova il centro di selezione dell'Ariete, che è di proprietà del Consorzio Lescarun, di cui parlerà Romana Fiandino dopo. Questo centro prevede la custodia durante l'inverno di capi di ariete che poi vengono distribuiti alle varie aziende aderenti al consorzio per la monta del periodo primaverile e autunnale. Un elemento questo molto importante per mantenere viva la razza della pecora sambucana. Altro elemento sempre situato a Ponte Bernardo, che fa parte dell'Ecomuseo, è il caseificio. Questo caseificio lavora latte di pecora sambucana e ha una dimensione molto familiare, gestito infatti da una famiglia di pastori e allevatori che risiedono stabilmente in Alta Vallestura, Ponte Bernardo, e ha anche una funzione didattica in quanto permette di vederla la lavorazione di queste tume dell'Ecomuseo.
che sono il risultato di questa lavorazione dell'arte della pecora. Di fianco al caseificio si può trovare un laboratorio per la lavorazione della carne ovina sambucana, che è stato da poco rilevato dalla macelleria Spada Casteggia De Monte, media Vallestura. E in questo salumificio vengono prodotti salumi, patè e altri preparati che poi vengono distribuiti per la commercializzazione nei vari negozi della valle. Altri due elementi che fanno parte dell'ecomuseo della pastorizia sono: uno, il punto vendita, che è sempre sito all'interno dello stabile dove si trova l'ecomuseo. Qui si possono trovare manufatti in lana sambucana, le varie pubblicazioni fatte negli anni dalla comunità montana prima e dall'Unione Montana poi, nonché altri libri e guide relative al territorio. Ultimo spazio chiuso dell'ecomuseo è rappresentato dal punto di degustazione, la locanda La Pecora Nera, che si trova all'interno di un'abitazione tradizionale dell'Alta Vallestura, nonché prima sede dell'ecomuseo. Questo è un presidio dove si possono gustare prodotti tipici del territorio della Vallestura, in particolare la carne dell'agnello sambucano, che è un presidio slow food, nonché formaggi e salumi prodotti appunto dalla macelleria. Questo punto di degustazione al momento è gestito dalla cooperativa agricola di comunità Germinale, che ha sede anche a De Monte. E l'elemento che ci rende fieri e importante è che questa cooperativa è anche, oltre a fare agricoltura biologica sul territorio, alleva anche pecore sambucane, per cui ci ritroviamo in un contesto in cui il punto di degustazione rappresenta la chiusura di una filiera territoriale decisamente, decisamente corta. Passando all'esterno degli spazi ecomuseali, siamo con la consapevolezza dell'importanza del paesaggio che ci troviamo attorno in Vallestura. L'ecomuseo ha creato anche due percorsi tematici, i sentieri dell'ecomuseo, che da Ponte Bernardo si recano uno a Sambuco, l'altro nella caratteristica borgata di Ferriere, parte del comune di Argentera. Qui si possono trovare le tracce dell'importanza della pastorizia per il paesaggio. Una pastorizia che è riuscita a mantenere attraverso il pascolo delle greggi, hanno favorito la biodiversità dell'ambiente, e sulle tracce di questi sentieri qua si possono scoprire le varie storie di pastori, contadini e contrabbandieri che animavano questo territorio negli anni passati. Un altro itinerario su cui sono alcuni anni che l'Unione Montana sta lavorando è l'Aruto. Il termine l'Aruto è un racconto della transumanza, che come detto è uno degli elementi fondamentali del Museo della Pastorizia. Questo Aruto parte da Borgo San Dalmazzo in Bassa Vallestura e raggiunge Arles, un territorio storicamente legato ai pastori della nostra valle. È in corso un progetto per cui verrà creato un itinerario escursionistico che dovrebbe trovare compimento nell'estate del 2022, appunto, che lega queste due località. Questi sono gli elementi fondamentali del nostro ecomuseo della pastorizia, e con questo vi ringrazio e vi saluto. Grazie Mauro.
Ci spostiamo a Milano, provincia di Milano, e do la parola a Raul Dal Santo, che ci racconta brevemente qualcosa sull'ecomuseo del paesaggio di Parabiago. Grazie Miriam, buonasera a tutti, grazie di questa bella occasione di confronto. Io sono appunto Raul Dal Santo e sono coordinatore dell'ecomuseo del paesaggio di Parabiago. E siamo a nord-ovest di Milano, poco vicino dalla città, e quindi in un contesto di pianura, un contesto anche industrializzato, molto urbanizzato, però con ancora la fortuna di avere degli spazi agricoli e la possibilità appunto non solo di avere tanta gente che ogni giorno deve mangiare buon cibo, si spera, ma anche il paesaggio e l'ambiente appunto agricolo per poter produrre questo cibo e ricostruire per quanto si possa una filiera corta e sostenibile appunto in questo contesto della città metropolitana milanese. Inoltre sono anche il referente della rete degli ecomusei lombardi, per cui siamo, ecco, uno dei 34 ecomusei della rete, che sono stati riconosciuti dalla Regione Lombardia. Purtroppo ce ne sono, purtroppo per fortuna, ce ne sono tanti altri e speriamo presto di averli insieme al nostro gruppo degli ecomusei lombardi riconosciuti. Poi avremo modo di entrare più nel dettaglio dei progetti durante gli altri interventi. Bene, grazie. Darei la parola a Andrea De Rossi dell'ecomuseo del Casentino. Sì, buonasera a tutti e bentrovati, grazie di nuovo per l'opportunità. Sì, in questo caso ci spostiamo in Toscana, siamo nella prima valle dell'Arno, in provincia di Arezzo nello specifico. L'ecomuseo del Casentino ha circa 20 anni di vita, è un progetto promosso dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, già comunità montana, e coinvolge 11 amministrazioni comunali, oltre a numerose associazioni e privati del territorio. Quindi un progetto, diciamo, di area vasta, strutturato ad antenne. Sono 15 le antenne territoriali attraverso le quali si articola il progetto, quindi luoghi, presidi culturali gestiti e animati con concorso diretto e la partecipazione attiva delle comunità locali. Le attività, come per tutti gli ecomusei, sono molte e partono sicuramente dalla salvaguardia, la capacitazione, la sensibilizzazione intorno al patrimonio materiale e immateriale, quale occasione per lo sviluppo locale. Tra i progetti più recenti, cito solo velocemente quelli attivati nell'ambito della strategia delle aree interne, che è un'altra costante che accomuna molti ecomusei dal nord al sud Italia, dove attualmente siamo impegnati in un lavoro legato alla costruzione di un atlante del patrimonio immateriale e a un percorso sulle comunità educanti, nel quale valorizzare le occasioni di educazione non formale del territorio, legata poi appunto anche alle opportunità lavorative. Contestualmente stiamo portando avanti anche un processo partecipativo per il piano strutturale intercomunale del nostro territorio, quindi con l'idea di portare avanti l'ecomuseo con una funzione di mediatore territoriale e di collettore poi di quelle che sono le aspettative e le progettualità future per il territorio. Direi di fermarmi qui e poi ci risentiamo dopo per i dettagli sui progetti più specifici su questo tema. Va bene, grazie. Passiamo ora all'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano e do la parola a Massimo Luciani. Sì, buonasera a tutti. Io parlo come coordinatore dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano. Il nostro è un ecomuseo che si trova nella parte occidentale dell'Umbria, nel territorio appunto che fa riferimento alla città di Orvieto, che include un po' tutto il comprensorio orvietano, che include, diciamo, più di 12 comuni. In particolare nell'ecomuseo del paesaggio orvietano troviamo 8 di questi comuni, sono piccole realtà, piccoli comuni situati nella parte, diciamo, del territorio a nord di Orvieto,
in un territorio, per così dire, marginale, che rientra anche questo nella strategia delle aree interne, dove a partire dal lontano 2003 abbiamo cominciato a muovere i primi passi. Nel corso del tempo, nel 2011, abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte della regione Umbria, siamo tra i primi ecomusei riconosciuti dalla regione Umbria. Il percorso che ci ha portato, diciamo, a incontrare tutto il tema delle filiere corte, delle produzioni agricole e agroalimentari sul territorio, parte da, anche per noi, da tutta una serie di progetti che vanno, diciamo, dalle ricerche delle piante antiche alla ricerca dei saperi, un progetto che nel 2010 abbiamo titolato Il gusto del mestiere. Quindi anche c'è tutta la componente, diciamo, della conoscenza, del sapere anche dietro alle produzioni. Il censimento del patrimonio materiale e immateriale, che ha messo in evidenza tutta una serie di emergenze importanti, cantieri del paesaggio che ci hanno portato a fare dei censimenti più specifici sul patrimonio agricolo. Infine siamo arrivati con la proposta e l'idea di costituire un paniere, siamo arrivati a contatto diretto con i produttori locali già attivi nella conservazione del patrimonio agricolo e che all'indomani del lockdown ci hanno coinvolto attivamente nel cercare delle soluzioni alternative per consentire loro di continuare a esistere, vista la situazione, diciamo, di chiusura generalizzata che si era presentata. E noi abbiamo lavorato di comparto, in questo caso è stata una collaborazione molto forte con la realtà del commercio agroalimentare, ma anche altre realtà sociali del territorio, culturali, penso anche in questo caso, penso alle associazioni locali, a Slow Food, a un istituto agrario, quindi anche le scuole, enti pubblici. Abbiamo costituito, o meglio, implementato delle realtà come i gruppi d'acquisto solidale e sostenuto e implementato anche le realtà dei mercati della terra, mercati agricoli, mercati anche rionali. Di questo poi parleremo nella parte che ci riguarderà più avanti, e passo la parola al successivo. Grazie Massimo. E per concludere ritorniamo nelle montagne della provincia di Cuneo e do la parola a Barbara Barberis, la coordinatrice dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Ecco, buongiorno a tutti. Allora io condividerò due semplici slide per in qualche modo introdurre il tema dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Questi sono appunto i nostri riferimenti, i nostri dati, se qualcuno volesse approfondire questi argomenti o ancora meglio venirci a trovare. Come vedete dalla mappa, siamo collocati nella Valle Grana, una delle più piccole valli del Cuneese, una valle che in soli circa 20 km si percorre tutta quanta e si passa da un'altitudine di 500 metri sul livello del mare a oltre i 2000. È un territorio, quindi un piccolo scrigno in cui si possono trovare tante peculiarità. La Valle Grana non ha uno sbocco diretto con la Francia, ma al suo culmine ha due colli, il Col de Sischi e il Col Fauniera, che la immettono direttamente nelle valli confinanti, Stura e Maira. Questa particolarità in qualche modo l'ha preservata da quello che può essere il turismo di massa, e quindi attualmente troviamo ancora un territorio che si può ancora definire quasi incontaminato. Dall'altra parte è custode, come le valli confinanti, della cultura occitana. E per entrare un pochettino più nel dettaglio di questa, nel focus di questa giornata, possiamo dire appunto che è anche un territorio in cui i prodotti diciamo sono molto presenti. Abbiamo ben due presidi Slow Food, quello dell'aglio storico di Caraglio e quello chiaramente del formaggio Castelmagno, che oltre ad essere un presidio Slow Food è anche un DOP, quindi si può produrre esclusivamente nei tre comuni dell'Alta Valle, Monterosso, Prelleves e Castelmagno.
Ed è proprio da questo prodotto che in qualche modo muove le prime, i primi passi l'Ecomuseo, questa specificità territoriale che solo noi abbiamo, in realtà racchiude appunto un legame tra quello che è il territorio che l'ha originato, no? Il formaggio Castelmagno è un formaggio antichissimo, il primo documento che abbiamo è una sentenza arbitrale del 1227, quindi è un formaggio che nasce dal luogo, dal territorio, dal paesaggio e dalla cultura e dagli abitanti del posto, e da allora ha proseguito il suo cammino in quell'equilibrio che in alcune fasi della storia si è chiaramente un po' inclinato, ma che ha bisogno di essere valorizzato, no? E quindi questo connubio tra territorio, persone e prodotti che in qualche modo ha spinto i primi passi dell'Ecomuseo, in realtà poi è stato il processo che abbiamo seguito anche per altri prodotti e per altre attività, no? Come vi dicevo, la nostra specificità è quella del formaggio. Siamo un ecomuseo che nel panorama degli ecomusei piemontesi, che sono appunto 25 istituiti dalla Regione Piemonte, siamo uno degli ecomusei più giovani, istituito nel 2007, ma in qualche modo abbiamo una storia che ci precede, perché l'ecomuseo è gestito dall'Associazione Culturale La Sevitu, che in occitano significa civetta, che è attiva sul territorio della Vallegrana dal 94. Quindi in qualche modo è stata l'associazione, che ancora adesso esiste, a preparare il terreno, quel terreno che è utile per gli ecomusei, che è la forza che in qualche modo li porta avanti nel creare le proprie attività. E arriverei quindi all'ultima diciamo slide, in cui potete intravedere quelle che sono le tematiche più importanti dell'Ecomuseo. Chiaramente non sto a raccontarvele tutte, anche perché alcune di queste, come appunto la didattica, che per noi è principalmente improntata alle scuole locali, o quelle della valorizzazione territoriale con i percorsi e le escursioni, sono un po' appannaggio di tutti gli ecomusei. Mi soffermo un attimo su Expa, proprio perché è un fulcro appunto anche di questa tematica. Expa è un acronimo, significa esperienza per persone appassionate. È un progetto culturale, una sorta di festival che proponiamo ormai da 7 anni, si sviluppa nel corso di tutto l'anno, a partire da aprile fino ad arrivare a novembre, ed ha come focus quello delle passioni, no? Ci siamo resi conto di quante persone appassionate, di quanti agricoltori, produttori o semplici persone che vivono nella Vallegrana coltivano una passione. E quindi ci è sembrato importante valorizzarle e farle, diciamo, protagoniste. Quindi chi si è voluto in qualche modo mettere in gioco propone delle attività che vanno dalle più svariate, dai concerti alle escursioni, al turismo esperienziale, ai laboratori, e il visitatore che arriva nel fruire di queste attività in qualche modo entra in connessione non solo con un territorio, ma con le persone che lo vivono. E questo ci sembrava importante. Chiaramente la fanno da padrone i prodotti della Vallegrana, perché spesso le attività sono legate anche a questi prodotti o ai produttori. L'altro, diciamo, aspetto dell'ecomuseo, così un pochettino particolare, sono i babaciu. I babaciu di San Pietro di Monterosso, che è anche la sede dell'ecomuseo, sono ormai più di 150. Ognuno di loro rappresenta un personaggio realmente esistito, sono costruiti a grandezza naturale,
in realizzati a mano con un'ossatura in legno e poi ricoperti di ferro e fieno. E, ognuno di loro ha un nome e cognome posizionato nel luogo in cui lavorava o nel luogo in cui viveva, ed è un modo con cui la comunità di San Pietro si autorappresenta, no? E, per noi questo è importante sia perché in qualche modo racconta un territorio al visitatore e sia perché si prende consapevolezza, no? Cioè se un territorio vivo e reale è vissuto dagli abitanti in modo attivo, è sicuramente un territorio più apprezzato dal visitatore. E poi avremo modo di approfondire altri progetti nell'ultimo spaccato della giornata, e adesso magari lascio la parola all'Ecomuseo della Pastorizia e iniziamo davvero nel vivo della giornata. Grazie. Grazie Barbara. E sì, direi procediamo quindi con il racconto delle fasi della filiera e del concetto di economia circolare e del loro rapporto con il paesaggio. Iniziamo parlando di produzione e trasformazione attraverso l'esperienza proveniente dal territorio del nostro ecomuseo, della Pastorizia, un'esperienza di recupero e salvaguardia della biodiversità locale e del paesaggio montano, ovvero la sfida del Consorzio Lescarù per la valorizzazione e la tutela della razza ovina sambucana per un futuro sostenibile del territorio montano. Interverranno Romana Fiandino, responsabile del Consorzio Lescarù e della cooperativa Lubarmaset, e Raffaella Ponzio della Fondazione Slow Food, che ringrazio moltissimo per la partecipazione. A voi la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo. Mi sentite? Sono Romana Fiandino, responsabile del Consorzio Lescarù e della cooperativa Lubarmaset. Ecco, vi racconterò, diciamo, in breve quella che è stata, diciamo, l'esperienza e l'importanza che ha avuto, diciamo, il consorzio per la Vallestura e per l'economia della Vallestura. Ecco, la pecora sambucana è stata allevata fin da tempi antichi in Vallestura e da sempre un fiore all'occhiello e, diciamo, è un'importante fonte di reddito per i pastori della nostra valle. La presenza infatti di numerosi pascoli ad elevate quote rende la valle il luogo ideale per l'attività appunto tradizionale della pastorizia, che ha subito nel corso degli anni un forte incremento dovuto al recupero della pecora sambucana. Il patrimonio ovino in valle ammonta oggi ad oltre 4.500 capi in purezza che sono distribuiti in allevamenti collocati, diciamo, nei vari comuni della valle in greggi che vanno dai 30 ai 300 capi. In piccole borgate dell'Alta Valle l'attività della pastorizia rappresenta ancora un'importante possibilità di lavoro per i giovani che intendono continuare a vivere nel paese. Passione e legame affettivo hanno contraddistinto il lavoro dei montanari nella cura dei loro greggi. I pascoli roggiosi, che diciamo disagiati, pietrosi e ripidi, le temperature rigide nei mesi primaverili e autunnali e durante la notte hanno fatto sì che la pecora sambucana assumesse una rusticità che la rende particolarmente adatta all'ambiente in cui vive. Le frequenti nevicate non provocano infatti degli danni agli ovini, ma infatti la grande agilità le permette di percorrere quei ripidi canaloni, diciamo, e attraversare quelle pareti rocciose seguendo intelligentemente le dryos, che sono praticamente i sentieri scavati nella roccia per raggiungere le vette e brucare quindi, diciamo, gli ultimi ciuffi d'erba particolarmente saporita. La pecora sambucana trascorre il periodo invernale nell'ovile nutrendosi di fieno locale. Malgrado, diciamo, tutte queste caratteristiche positive che vi ho appunto elencato e di pregio appunto presenti in questa razza ovina, negli anni 70 aveva subito un notevole calo. Questo dovuto all'incrocio con altre razze.
I risultati sono stati veramente dannosi in quanto non c'era più quella caratteristica, diciamo, di rusticità, c'era una, diciamo, una struttura ossea più pesante, quindi meno resa, diciamo, in carne. C'è stato, diciamo, anche un netto, diciamo, calo quantitativo, diciamo, della lana, un incremento delle esigenze alimentari. Quindi che cosa è successo? Che a partire dal 1985 la comunità montana ha avviato appunto questo progetto, di questo programma, diciamo, di lavoro tendente al recupero appunto di questa razza, al fine di trasformarla appunto, come dicevo prima, in un fattore economico per coloro che in valle si dedicano ancora all'attività, diciamo, dell'allevamento. Il forte interesse degli allevatori della comunità montana Vallestura allora per questa iniziativa di valorizzazione della razza ovina, che è tradizionalmente appunto presente in queste zone, ha portato al coinvolgimento, diciamo, di tutte le forze esistenti in valle, e quindi è nato nel 1988 il consorzio Lescarun, che in lingua citana significa appunto piccolo gregge. Attualmente il consorzio conta, diciamo, una settantina di soci aderenti che danno vita a molteplici, diciamo, iniziative, tra i quali, vabbè, l'organizzazione di un centro Arieti, di cui ha già parlato Mauro, diciamo, di razza ovina, che sono poi destinati alla produzione. Gli allevatori del consorzio sono particolarmente attenti a questa, alla modalità, diciamo, di allevamento degli agnelli. Infatti il consorzio garantisce che gli agnelli allevati, diciamo, dai propri soci e quindi venduti nei punti vendita che espongono il marchio, che è un'altra tappa fondamentale, diciamo, per la commercializzazione, diciamo, dell'agnello, si nutrono con latte di pecore che sono alimentate esclusivamente con il fenio prodotto in loco e le erbe fresche degli alpeggi. A partire dal 1992 il consorzio per la valorizzazione appunto della razza ovina sambucana ha avviato la vendita in forma associata della carne di agnello sambucano attraverso la creazione di una cooperativa. Vengono commercializzati annualmente circa 2500 agnelli che sono provenienti, diciamo, dagli allevamenti dei soci del consorzio. Ogni agnello è accompagnato da un certificato di identità, che è proprio la vera e propria carta di identità dell'agnello, che quindi dove c'è praticamente l'indicazione di da dove arriva l'agnello, dove viene allevato e dove viene collocato. L'agnello sambucano è stato inserito appunto nell'elenco dei prodotti agricoli tradizionali della regione Piemonte, quindi è un PAT, e poi l'elevata qualità del prodotto è stata riconosciuta e valorizzata dalla prestigiosa organizzazione Slow Food, con la qualifica di presidio a partire dal 2002. A questo punto lascerei la parola a Raffaella Ponzo, che vi spiegherà appunto meglio il discorso del presidio. Grazie a tutti. Ok, grazie intanto dell'invito e della possibilità di raccontare una delle esperienze di valorizzazione dei presidi, possiamo dire a questo punto della nostra storia, dopo 18 anni di maggiore successo. L'agnello sambucano è stato uno dei primi presidi fatti su una razza ovina che rischiava... Allora, va detto che c'è stato questo grosso lavoro che ha raccontato Romana, quindi era uscito dalla fase di rischio di estinzione immediato, che era quello appunto della metà degli anni Ottanta. Però alla fine, diciamo nei primi anni 2000, c'era ancora una situazione di poca conoscenza di questa carne, no? Al di là dei circuiti proprio immediatamente locali. E questo è il fatto che ci ha spinto a supportare il consorzio dell'Escarun, cioè la volontà di riuscire a dimostrare che anche la carne di una razza autoctona poteva assolutamente competere anche nell'alta ristorazione con i presale francesi, ad esempio. Questa carne è straordinaria proprio perché, per i motivi che ha raccontato Romano, no? Quindi per le condizioni di allevamento. Quindi ha un valore qualitativo di eccellenza. Ha un valore anche ambientale, no? Perché non è questo il contesto in cui spiegare queste cose, che sapete benissimo, è un pubblico che conosce perfettamente il valore, no? Della pastorizia e della conservazione del territorio in certe aree
marginali che può essere fatto attraverso anche l'allevamento ovino. Quindi sicuramente un valore di tipo, diciamo, anche economico, no? Perché nel momento in cui si riesce ad affermare la qualità di un prodotto, è possibile renderlo finalmente anche più redditizio per le persone che lo preservano. Quindi uno degli aspetti dei presidi slow food, poi magari entrerà più nel dettaglio anche Gianrico più avanti, sicuramente in partenza la convinzione di slow food era quella che le produzioni a rischio di estinzione, la biodiversità a rischio di estinzione, quindi le razze, quindi i vegetali, ma anche gli stessi trasformati, frutto di sapere artigiano, potevano essere conservati, potevano essere preservati solamente se tornavano ad essere remunerativi per le persone che vivono su questi territori. E questo negli anni credo sia stato un risultato comunque raggiunto, no? Nel senso che anche nonostante ci siano ancora ovviamente tutte le difficoltà del caso, in ogni caso i pastori che allevano questa razza hanno un mercato di tipo diverso, no? Che va oltre quello immediato, diciamo, del paese, no? Della bottega del paese, ma che rende accessibile ovviamente nell'ambito interprovinciale, non stiamo parlando chiaramente di un mercato che va appunto a interessare anche altre regioni, però fatto sta che è ormai pressoché scontato, no, a distanza di 18 anni dalla partenza del progetto, che comunque in un ristorante che voglia fare un lavoro di qualità nell'ambito del territorio piemontese, che voglia essere certo di riuscire ad esprimere il proprio territorio, se cucina una carne ovina, ecco, sicuramente non si sogna di andare ad acquistare una carne di altro tipo, no? Ma valorizza il sambucano. Ed è quello che Slow Food ha cercato di fare con il supporto anche ovviamente della rete dei cuochi, no? Del progetto dell'alleanza che abbiamo costruito nel tempo. Un progetto peraltro che si è replicato anche in altri ecomusei italiani. Oggi abbiamo vari presidi slow food realizzati in territori dove operano ecomusei e che sono stati anche stimolati dagli stessi operatori degli ecomusei. Sto pensando al burro a latte crudo, ad esempio, dell'Alto Elvo, no? Nel Biellese, sto pensando anche a realtà friulane. Non vorrei andare, diciamo, a rubare troppo tempo e ritornare magari su concetti che poi esprimerà Gianrico. Io credo fermamente che la realtà del sambucano possa essere esemplare di un modello che può essere di interesse anche per molti altri territori in cui si sta operando una riscoperta del territorio, un recupero delle culture locali e di tutti quelli che sono le tradizioni e i mestieri del territorio, perché l'obiettivo dei presidi è ovviamente quello di riportare alla luce saperi, riportare alla luce prodotti che hanno hanno ancora tutt'oggi uno straordinario valore. E, in particolare, per ritornare all'agnello sambucano, all'inizio quella che era un'operazione di riscoperta di un valore qualitativo organolettico a distanza di 20 anni si è trasformato anche in un progetto che ha un grandissimo valore anche per le emergenze nuove di oggi, no? Oggi Slow Food ha avviato un progetto importante sulla carne, no? Sull'allevamento sostenibile. Quello che stiamo cercando di comunicare ai consumatori è l'importanza di ridimensionare i propri consumi di carne, quindi di ridurre i quantitativi di carne consumati, ma di cercare una carne veramente di qualità, una carne che possa garantire anche un impatto sul proprio territorio ridotto, no? Rispetto all'impatto che può avere una produzione di tipo intensivo. E stiamo cercando di comunicare in ogni modo ai consumatori che va assolutamente presa in considerazione anche la carne ovina, no? Va presa in considerazione anche la carne di specie che non sono quelle abitualmente acquistate dalla maggior parte delle persone, cioè le carni bovine ad esempio, o anche le carni suine. Ma la carne ovina ha una grandissima valenza non solo come carne fresca da cucinare, ma anche una grande valenza come trasformato della norcineria, come salumeria. Quindi stiamo cercando di incoraggiare il più possibile anche chi preserva razze autoctone
ad immaginare degli sviluppi di questo genere, quindi a cercare di lavorare sempre di più anche sulla proposta di trasformati, di carnovine, proprio per cercare di far sì che sul mercato queste carni possano avere un, diciamo, un appeal diverso. E l'esempio del sambucano, come l'esempio dell'agnello d'Alpago, per fare un altro caso in Veneto, sono molto significativi in questo senso. Mi fermerei qui, poi se ci sono delle domande per approfondire. Va bene, sì, le domande le vediamo magari poi tutte alla fine, se siete d'accordo. Passerei ora ad analizzare l'economia circolare e la produzione sostenibile attraverso alcuni casi studio e buone pratiche italiane. Nello specifico interverrà Raul Dal Santo, responsabile dell'Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago e referente degli Ecomusei della Lombardia. Eccoci qui, grazie a tutti. Sì, condivido. Lo schermo, riuscite a vedere lo schermo? Sì, lo vediamo. Ecco, io nell'intervento vorrei parlare appunto di economia circolare e produzione sostenibile partendo da tre immagini che mi stanno particolarmente a cuore. Uno è quello dei sogni, poi ci sono dei cerchi e infine delle farfalle. Vedete che scorre la slide? Sì, ecco, sì. Sappiamo bene che noi siamo qui a festeggiare 50 anni di Ecomusei, dal 1971 in Francia, nel 72 con il concetto del Museo Integrale della Mesa di Santiago, ma certamente abbiamo dei sogni nazionali che appunto stanno nella Costituzione. E si può definire, se vogliamo, anche l'Ecomuseo come un istituto che appunto cerca tutti i giorni di rendere reale questo sogno e nelle sue sfaccettature che qui leggete sui principi fondamentali. Poi ci sono anche sogni più recenti, sono sogni che i nostri ragazzi appunto che hanno scioperato per il clima ci chiedono insistentemente. Allora, tutto ciò chiaramente ci mette noi come Ecomusei, ma come tanti altri, ci mette appunto di fronte a delle scelte, a delle necessità di azione, dei cambiamenti e cercare di appunto di fare in modo che questi cambiamenti siano permanenti. E allora torno indietro di 100 anni. Ricordando appunto che mia nonna mi raccontava che quando era giovane a qualche chilometro da Milano, perché viveva a Settimo Milanese, portava le oche al fontanile. E capite che a quel tempo e anche per diversi decenni successivi tutto si basava su un'economia che era un cerchio, che era a forma di cerchio questa. L'oca veniva appunto poi macellata, si utilizzava tutto, si mangiavano le carni, si usavano le piume e tutto quello che serviva per darle da mangiare, per allevarla, eccetera, rientrava in questa economia circolare che per millenni ha caratterizzato l'agricoltura nel mondo e l'economia nel mondo. Poi è successo qualcosa, mia nonna è riuscita a vedere che questa economia circolare è diventata poi un'economia lineare. Purtroppo non è riuscita più di tanto a vedere quest'altro sogno, che è quello di ritornare da questa linea che prende risorse, le succhia dalla terra e le trasforma e le produce in rifiuti pensando che chissà dove vadano a finire. Ecco, questa economia lineare che ha caratterizzato il XX secolo possa ritornare un'economia circolare in cui appunto questa freccia che esce dalla
dal circolo i rifiuti residui diventa sempre più sottile. Ecco, ma quando si parla di economia circolare dobbiamo anche intenderci, no? Di che cosa stiamo parlando, perché vedete il Corriere Brescia di qualche, la cronaca di qualche settimana fa, 5.000 tir di fanghi tossici smaltiti sui campi del nord Italia. Chiaro che è una sorta di economia circolare, quella di usare del materiale, dei rifiuti in questo caso, per, come ammendante in agricoltura. E non stiamo neanche parlando di poca roba, no? 150.000 tonnellate, che sono finite nei campi anche a Parabiano. Ecco, questa cosa ovviamente è un reato, chiaramente, è anche una, non, certamente non è questa l'economia circolare che gli ecomusei vogliono portare avanti. E allora dobbiamo parlare proprio di quale economia, no? Perché l'economia del XX secolo, ma devo dire gran parte dell'economia di ancora adesso, ci racconta un uomo che in realtà non esiste, che è un uomo che potremmo chiamare economico-razionale, quell'uomo che secondo i modelli semplificati e sostanzialmente non aderenti alla realtà, ci definisce con un calcolatore in testa, come vedete nell'immagine, l'ego al posto del cuore, i soldi in mano, quella persona che vive in solitudine e in un pianeta che ritiene senza limiti e con delle risorse infinite. Allora, è proprio questo il punto, che l'economia ritorni appunto a essere quella che deve essere, quindi fatta per l'uomo e non il contrario. E allora vi faccio vedere una farfalla che si chiama Satyrium W Album, che è una farfalla che abbiamo trovato anche nel nostro ecomuseo, una farfalla molto rara che è a rischio di estinzione a causa dei cambiamenti climatici. La faccio vedere perché sostanzialmente questa fragilità della farfalla può raccontare qualcosa forse di più aderente alla realtà dell'uomo nella sua condizione attuale. E chiaramente ci viene in mente in quest'anno di festeggiamenti la celebre citazione di Dante, che appunto ci ricorda che siamo probabilmente siamo solamente dei vermi nati però a formare l'angelica farfalla. E quindi un po' questa forse una visione un po' più aderente alla situazione da cui dovremmo ripartire per sognare una nuova economia. Ed è vero anche che la farfalla ci ricorda un'altra questione, che è il cosiddetto effetto farfalla, no? Quello che dice appunto che il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Allora, anche questo racconta qualcosa del nuovo, della persona, del nuovo umanesimo che potremmo o dovremmo costruire. Cioè quello che, sì, sei un verme, sei una piccola farfalla, non vale niente, magari sei anche in pericolo per i cambiamenti climatici, però un battito d'ali potrebbe essere provocare davvero degli impatti notevoli, specialmente se questi battiti sono appunto insieme a tante altre farfalle, quindi a tante altre persone. E quindi insomma abbiamo bisogno di pensare chiaramente a un uomo più aderente alla realtà, e a un modello anche economico diverso, un modello che appunto come quello dell'economia della ciambella, che ruota attorno a un approccio olistico al benessere umano ambientale, per cui la ciambella ha una parte interna, un bordo interno che riguarda le necessità, i bisogni sociali delle persone, ha un bordo esterno di questa ciambella che invece è il bordo ecologico, oltre il quale non dobbiamo andare, perché appunto andiamo a intaccare il patrimonio
in modo insostenibile il patrimonio ambientale, il patrimonio che il nostro pianeta ci mette appunto a disposizione tutto l'anno. Quindi una nuova modello economico cioè, è necessario. Quindi nei nostri progetti c'è la possibilità, anzi c'è diciamo il rischio e in molti casi è così, di utilizzare modelli vecchi e appunto non aderenti alla realtà e non sostenibili per progetti anche meritevoli. Questa è una suggestione che prendo prima di tutto per il mio territorio, no? Il territorio che ha cercato, come vi dicevo, in questo ambito molto urbanizzato, industrializzato, anche inquinato, ci hanno portato anche quei fanghi che avete visto, di realizzare delle filiere corte. Una di queste è il pane di Paraviano. Il progetto che abbiamo chiamato appunto dal 2015, appunto con l'Expo, mi ha chiamato Coltivare il paesaggio mangiando, non è un caso appunto che abbia questo nome, cerco di spiegarvi perché, no? Proprio perché appunto il tentativo è quello di collaborare, di favorire attraverso l'Ecomuseo una rete di attori economici, degli artigiani, dei rivenditori di pane, dei ristoratori, eccetera, eccetera, in questo progetto di agroecologia che produce cibo, e qui vedete oltre al pane anche altri prodotti che grazie ai partner sono stati appunto realizzati, sia anche dei servizi ecosistemici e qui il paesaggio. Allora ai cittadini abbiamo detto certo magari non hai neanche l'orto perché vivi in un condominio, vivi in una situazione urbana, però se mangi quei prodotti che l'Ecomuseo ti propone e vengono realizzati in modo sostenibile puoi anche tu coltivare il paesaggio appunto attraverso il fatto di mangiare questi prodotti con appunto tutti i risvolti che qui vedete sono fotografie di appunto di Paraviago, quindi non abbiamo prese da altri contesti, tutto un contesto paesaggistico che sta pian pianino riprendendosi da una situazione che era tra le più inquinate d'Italia e forse anche d'Europa. E quindi questo è lo schema, che ovviamente adesso non ho il tempo di spiegarvi, dell'economia circolare, che appunto parte dalla produzione sostenibile attraverso l'utilizzo di ammendanti, non quelli per fortuna di cui vi ho parlato prima, ma appunto gli scarti vegetali dei giardini di Paraviago e quindi dei giardini privati e anche del verde pubblico di Paraviago, per la produzione di 1300 tonnellate all'anno di compost che serve per fertilizzare i campi che vengono appunto coltivati con una modalità diciamo sostenibile di agricoltura che si chiama appunto agricoltura conservativa, che consente appunto la biodiversità del suolo, minore emissione di CO2 per produrre questi alimenti, tra cui appunto il grano di un antico seme a basso tenore di glutine che ci serve per, una volta macinato nell'ultimo mulino a pietra della zona, ci serve per fare la farina, la farina e il pane di Paraviano. Ecco, questo è uno degli esempi, ma ce ne sono tanti altri in Italia, ma anche in Lombardia, che come vi dicevo ho l'onore di rappresentare la rete lombarda degli ecomusei, e questo progetto Paesaggi Sostenibili del Cibo e appunto si basa sullo stesso concetto. Alcuni ecomusei che si sono messi in rete attraverso questa rete lombarda per spiegare, per raccontare alcuni prodotti e il modo in cui vengono realizzati, coltivati, e la possibilità appunto per le persone di esplorare il territorio e di unire l'esperienza del gustare questo cibo al paesaggio che lo ha prodotto. E quindi per concludere
è necessario in questi, appunto, questi progetti, chiaramente, appunto, anche ripensare all'economia. È un'economia che ci aiuta a risolvere, a realizzare, a rendere, appunto, a concretizzare dei sogni, quei sogni di cui vi dicevo, la Costituzione, la cura del paesaggio e tutte queste altre cose, quel sogno che i ragazzi ci chiedono insistentemente nelle piazze. È un'economia che è a forma di cerchio, o è un'economia che assomiglia più a una linea, o una via di mezzo, ma magari un po' farlocca, come alcuni purtroppo fatti di cronaca ci raccontano. E infine le farfalle, un'economia che appunto è a servizio delle farfalle o dell'uomo economico razionale che non esiste, ma che sta facendo dei danni, la cui visione sta facendo dei danni irreversibili al nostro pianeta. Ecco, tutto questo appunto ci porta a pensare che questa economia chiaramente non cancellerà certamente l'uomo vitruviano di Leonardo, ma certamente probabilmente dovrà cercare di farci capire che siamo anche simili a quella farfalla che il clima sta purtroppo facendo sparire dai nostri territori. Grazie mille dell'attenzione. Grazie Raul. Passerei ora a parlare di certificazioni e alleanze con Andrea Rossi dell'Ecomuse del Casentino, Gianrico Fabbri, coordinatore Slow Food Toscana, che approfondirà il tema della biodiversità agroalimentare e della biodiversità culturale e delle sinergie con gli ecomusei. Perfetto, grazie Miriam. Eccoci di nuovo. Vorrei ringraziare Raul per le sue riflessioni, che ho apprezzato molto, ed è chiaramente un clima nel quale serve sempre ricordarsi, no? Poi alla fine qual è lo scenario nel quale ci muoviamo e nel quale dovremmo impegnarci a livello planetario. Tra i vari step della giornata avevamo pensato appunto di dedicare un approfondimento su questo tema delle certificazioni e delle alleanze. Come abbiamo visto anche dalle presentazioni iniziali, a livello territoriale, a livello locale, assistiamo a una pluralità di intrecci, anche di soluzioni rispetto appunto al tema delle produzioni locali, della loro salvaguardia, della loro promozione. Ed è vero che sono molti i soggetti che sono impegnati, no? E qua già oggi ce ne sono una rappresentanza di molti, i gruppi d'acquisto solidale, i mercati contadini, i biodistretti, i mercati della terra, le associazioni di categorie. Però il punto è, ed è un tema che è emerso anche ieri con forza, riuscire in qualche modo a ottimizzare le risorse umane e a catalizzare le energie. Quindi se i promotori del cambiamento a livello locale sono tanti, forse converrebbe in qualche modo, e penso che è anche un po' un obiettivo dell'incontro di oggi, andare a stringere queste alleanze e queste sinergie, nel senso che non siano poi solo l'impegno a livello locale, a volte anche faticoso, ma a volte anche, diciamo, naturale, perché poi le sinergie si creano da sole. Però non sarebbe male se si riuscisse ad operare anche in degli schemi, in degli accordi, diciamo, anche un po' più ampi, che tutto sommato incoraggiassero anche a questo tipo di percorso. E quindi, visto che oggi abbiamo interlocutori autorevoli, appunto, come Slow Food, il mercato eco e solidale, tramercato, quindi esperienze anche importanti a livello nazionale, non sarebbe male, insieme appunto al mondo degli ecomusei, che come sappiamo è sempre così attivo e attento a questi temi, riuscire a trovare appunto delle tracce, delle vie da percorrere insieme in maniera più, diciamo, più efficace anche. Detto questo, tornando appunto al tema delle certificazioni, anche sul mondo delle certificazioni sappiamo che è molto, molto variegata, no, la situazione, per cui accanto a quelle certificazioni ufficiali, ufficialmente riconosciute e regolamentate, come ad esempio le certificazioni biologiche piuttosto che le denominazioni di origine,
ne esistono anche altre che forse sono anche più vicine al mondo degli ecomusei. Sto pensando ad esempio a tutte le forme di garanzia partecipata, no? Che sono messe a punto dai produttori attraverso dei disciplinari autoprodotti che diventano, diciamo, dei momenti anche di mutuo aiuto, dei momenti attraverso il quale percorrere un percorso insieme rispetto alla qualità del prodotto, rispetto alla qualità del produrre, ma diventano anche occasioni appunto di cooperazione. E anche questo potrebbe essere un altro elemento di particolare interesse. Detto questo, chiaramente, come ho accennato, un protagonista centrale di tutto questo è rappresentato da Slow Food, che è già un compagno di viaggio e un alleato naturale per molti ecomusei. Abbiamo sentito appunto di presidi promossi e gestiti in maniera congiunta, abbiamo sentito anche di progettualità che sono portate avanti insieme. Da questo punto di vista vi illustro velocemente un'esperienza che appunto è condivisa con Slow Food dal Casentino ormai da diversi anni. Il progetto si chiama Festa Saggia ed è un progetto che appunto è stato ideato dall'Ecomuseo nel 2008 e nel 2015 è stato abbracciato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nell'ambito del progetto Oltreterra, Nuove Economie della Montagna, che è un progetto di Slow Food, e nello specifico Festa Saggia, lavorando su un territorio che sta a cavallo di due regioni, la Toscana e l'Emilia-Romagna, è stato riconosciuto ed è stato fatto proprio anche da Slow Food Toscana ed Emilia-Romagna. Ma che cos'è il progetto Festa Saggia? In realtà non è altro che un riconoscimento che viene dato alle feste, alle sagre paesane, che si distinguono per alcuni atteggiamenti virtuosi. Prima di tutto la responsabilizzazione rispetto all'eredità culturale, quindi la volontà di portare avanti anche un programma culturale all'interno della festa, quindi di accoglienza, un basso impatto ambientale, quindi una corretta gestione dei rifiuti, e soprattutto la chiusura dei circuiti alimentari. Quindi alla base c'è un patto tra i produttori e gli organizzatori di feste affinché quello che viene proposto all'interno della festa sia effettivamente quello che viene prodotto a livello locale. Almeno da noi non è assolutamente una cosa scontata, si assistono a feste, sagre che propongono prodotti della larga distribuzione che diventano anche momenti di concorrenza sleale rispetto ad esempio ai ristoranti della zona e che producono montagne di rifiuti. Quindi questo a livello locale invece può avere degli effetti molto positivi sia in termini di microeconomie, perché i produttori che in qualche modo ricevono la garanzia di acquisto da parte delle feste locali, lo abbiamo dimostrato, sono in qualche modo stimolati a produrre maggiormente e con diciamo degli standard qualitativi di un certo tipo. E quindi alla base c'è poi anche il tema della riqualificazione delle feste e del loro ruolo sociale e quindi anche della riappropriazione della festa come momento di accoglienza, come momento nel quale una comunità si rende orgogliosa di presentare le proprie specificità ai propri ospiti. Quindi tutto questo è un progetto che viene portato avanti, annualmente sono circa una ventina le feste che partecipano e sono distribuite appunto dal Casentino, la Val di Siere e la Romagna, quindi a cavallo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è diventato uno dei nostri sostenitori principali e chiaramente viene portata avanti in stretta sinergia con le condotte Slow Food locali, che funzionano anch'esse da animatori, da momenti anche di monitoraggio rispetto al progetto e quindi anche da momento di ulteriore promozione. Su Festa Saggia abbiamo fatto anche un progetto di Festa Saggia in trasferta, quindi lo stiamo trasportando anche in altri territori e anzi se qualcuno di voi può essere interessato a una sperimentazione potrebbe essere interessante appunto provare a fare anche questo tipo di appunto di riproposizione in altri territori. La cosa è già partita con altre situazioni e quindi è interessante capire anche questo tipo di modello come può essere poi adattato in altri contesti. Io non voglio dilungarmi oltre, a questo punto chiederei a Miriam o a Barbara di presentare la breve pillola del nostro progetto che abbiamo messo a punto
in questo periodo insieme a una serie di interviste sui produttori e gli organizzatori di feste, visto che il periodo della pandemia non ci ha permesso di poter fare le feste. Dopodiché passerei la parola all'ospite che ho il piacere appunto di avere con me, che è Gianrico Fabbri, che è coordinatore di Slow Food, con il quale appunto stiamo riflettendo proprio anche su questi temi che vi ho accennato, in primis anche proprio sulla rifondazione della condotta Slow Food del Casentino, proprio in termini anche di collaborazione, di sinergia, come vi ho detto, anche con tutta una serie di soggetti locali. Avrei finito, via con la pillola. L'audio da aumentare. Se si può alzare un po' l'audio. Beh, non si è sentito l'audio però poco male, nel senso che l'audio era solamente una musica di sottofondo, chiaramente l'avrebbe reso più piacevole, ma va benissimo lo stesso comunque. Lascio la parola a Gianrico Fabbri, prego. Attiva l'audio, Gianrico. Buonasera a tutti e grazie Andrea per l'invito. È bello essere qui perché è un po' sentirsi come a casa, no? Sentire i soliti argomenti, i soliti ragionamenti che stiamo cercando ormai di portare avanti anche noi di Slow Food da anni, e trovare dei punti di contatto estremi. L'idea di percorrere la stessa strada, a volte accorgendosene, a volte. Ho avuto il piacere di ascoltare anche Raffaella Ponzio, che è della Fondazione Slow Food della biodiversità, che si occupa proprio di biodiversità. E da questa vorrei in qualche modo cominciare, perché quando si parla della salvaguardia, che ne so, del fagiolo zolfino, della vacca podolica, della capra sambucana, eccetera, si pensa di fare delle azioni, degli esercizi di stile, o perlomeno i più pensavano anni fa a questo, o delle operazioni un po' radical chic, no? Nel tentare di preservare quei prodotti che venivano chiamati ai tempi di nicchia e che erano estremamente costosi e accessibili a pochi. In realtà per noi di Slow Food questo tipo di attività fin da subito non era mirato al prodotto di nicchia, ma era mirato a quello che ci stava intorno, a questo tipo di produzione, ovvero sia un piccolo agricoltore, a una comunità e a un territorio. E quindi la salvaguardia del cappello di salina piuttosto che del pomodoro canestrino di Lucca
è una vera e propria azione al sostegno degli ecosistemi, il sostegno della biodiversità, e che purtroppo a volte l'antropizzazione ha in qualche modo minato e quindi ha messo in grave difficoltà appunto gli ecosistemi. La biodiversità purtroppo è minata. Ogni anno perdiamo tantissime specie animali, tantissime specie vegetali e tantissime razze animali. Il 22 febbraio del 2019 la FAO ha pubblicato un suo primo rapporto sulla biodiversità, dove diceva che negli ultimi 70 anni abbiamo distrutto quello che si era creato negli ultimi 10.000 anni a livello di biodiversità. Una cosa come la quinta o la sesta estinzione di massa che abbiamo avuto sulla Terra. Quindi questo è un qualcosa di estremamente pericoloso, perché la biodiversità è vita, no? Del singolo gene, della specie, fino a livelli, come ho detto prima, più complessi, che sono gli ecosistemi. E la varietà delle forme viventi, se scompare la biodiversità, scompare la vita stessa, perché si perde la resilienza, la capacità di adattamento anche ai cambiamenti, in particolare quelli climatici, della biodiversità e delle nostre colture. Da sempre Slow Food, come anche prima anticipato Raffaella, si occupa della biodiversità alimentare, quindi di preservare tutte quelle razze animali piuttosto che quelle specie vegetali che rischiano l'estinzione. E come Slow Food fa questa cosa? La fa attraverso tutta una serie di progettualità, la fa attraverso l'Arca del Gusto. L'Arca del Gusto è il progetto iniziale della salvaguardia della biodiversità, che consiste nel catalogare tutte quelle specie o razze in via di estinzione, o anche quei prodotti trasformati in via di estinzione, che si trovano, io dico in Toscana perché sono il referente regionale, ma si potrebbe dire in Italia piuttosto che nel mondo. Infatti si contano nel nostro catalogo Arca del Gusto oggi circa 5.000 prodotti. L'Arca del Gusto, questa mappatura del territorio, perché poi diventa una mappatura del territorio, e qui mi fa pensare molto anche al lavoro che fanno gli ecomusei, è il primo passo verso poi la costruzione di vere e proprie filiere. Le vere e proprie filiere sono i presidi Slow Food, che ne abbiamo già parlato abbastanza, no? Fino adesso è intervenuta Raffaella, abbiamo parlato di già due o tre presidi che sono già supportati dagli ecomusei di altrettante zone d'Italia. E questo richiama un po' la partnership tra gli ecomusei, tra i territori e Slow Food. I presidi valorizzano i territori perché recuperano non solo le produzioni, ma anche gli antichi mestieri, le tecniche di trasformazione. Oggi ci sono circa nel mondo 500 presidi Slow Food che coinvolgono circa 13.000 produttori. Però per far sì che in qualche modo poi i presidi, piuttosto che i prodotti dell'Arca, non rimangano, appunto, come dicevo prima, esercizi di stile, Slow Food si è anche posto il problema di come andare in commercializzazione poi con i prodotti, con questi prodotti, e non solo con questi prodotti, ma tutte le produzioni agricole e provenienti dagli allevamenti, anche dei formaggi che in qualche modo ci sono sui territori. E la risposta a questo sono stati i mercati della terra. I mercati della terra non nascono oggi, nascono nel lontano 2004 in Toscana, tra l'altro, e nascono nel 2004 come
vero e proprio ritorno della campagna nelle città, dove il contadino, l'allevatore, iniziavano a ritornare, a ragionare, a confrontarsi con i consumatori fino a quel momento. Perché fino a quel momento? Perché poi nella, nel nostro modo di pensare, pensando ad Slow Food, i consumatori non possono essere semplicemente dei consumatori, ma devono fare uno step successivo, ovvero sia essere consumatori consapevoli. E la consapevolezza e l'interazione tra un consumatore consapevole e un produttore fa sì che questo consumatore diventi un coproduttore, ovvero sia quello che nell'incontro appunto con il produttore stesso può dare una sua impressione, un suo ragionamento e diventare parte della produzione agricola, l'ultima parte della produzione agricola, ma che viene da più lontano. L'atto finale del cibo, no? del mangiare, è l'atto finale però di una filiera estremamente più ampia, e di questa filiera estremamente ampia ne fa parte anche il coproduttore o consumatore. Ecco perché i mercati della terra sono estremamente importanti, perché ridanno un ruolo attivo nella filiera alimentare, e non solo quello di acquisto e di consumo, ma anche di, in qualche modo, confronto al consumatore. E nei mercati della terra non ci sono solo delle attività o l'attività di vendita, ma ci sono anche attività di formazione, attività di sensibilizzazione al consumo. E soprattutto si riesce a trasmettere a chi arriva nei mercati della terra quello che è la fatica di andare a costruire una filiera, come diceva prima anche Andrea, certificata. Perché è il produttore stesso che garantisce per quello che fa. Ci mette la faccia. Il primo mercato della terra aveva come manifesto tutte le facce dei produttori che ne facevano parte, e il mercato della terra è l'economia, diventa l'economia della salvaguardia della biodiversità, perché altrimenti, appunto, come si diceva prima, sarebbe la salvaguardia, rimarrebbe un progetto sterile senza un'economia. Però questa è un'economia buona, l'economia che riesce appunto a tutelare i territori, perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte in questo mercato globale alla perdita del valore dei prodotti che diventano semplicemente merci, e quindi con in qualche modo per i produttori ma anche per le comunità che sono legate a quei prodotti conseguenze drastiche anche da un punto di vista di sostenibilità. E quindi la biodiversità e la valorizzazione della biodiversità diventano un'opportunità sulle specifiche di un territorio e sulle specifiche di una filiera chiusa. La biodiversità sui territori è anche la salvaguardia dei territori da un punto di vista geologico, se pensiamo agli oliveti, no? E all'abbandono degli oliveti, e quando vengono abbandonati cosa può succedere in quei territori dopo l'abbandono degli oliveti, come l'abbandono delle foreste a se stesse senza la selvicoltura diventano estremamente pericolose proprio da un punto di vista di dissesto idrogeologico. E quindi la salvaguardia di queste varietà e di queste produzioni e di questo tipo di attività agricole diventa anche tutela del territorio, ma anche, appunto, come dicevo prima, possibilità di rinascita di un territorio. Da questo punto di vista, ritornando al discorso su quello che può essere la collaborazione, no? o i punti di incontro tra quelli che sono gli ecomusei o comunque sia le comunità. Perché parlo di comunità? Perché quando parlo di presidio piuttosto che di prodotto dell'arca, piuttosto che di mercato, io mi immagino prima di tutto un paesaggio, e ne avete parlato anche voi, un paesaggio fatto da quei prodotti,
un paesaggio antropizzato in un determinato modo, un paesaggio che in qualche modo, e ce lo ricorda anche la PAUS con il programma CIAS, ha a che vedere con la storicità di quella comunità, con la storicità di quella produzione, con la storicità di quella cultura. E quindi diventa assai importante legare le produzioni al paesaggio, legare le produzioni alla comunità che quel territorio vive. Andando a spulciare il documento strategico degli ecomusei, si arriva a un certo momento e troviamo il prontuario, no? Degli ecomusei. Museo del paesaggio, popolazione, riconoscimento, gestione, educazione e ricerca, pianificazione, sviluppo ed economia. Tutto questo lo si può fare con le piccole comunità. E anche Slow Food ha le sue piccole comunità, e che sono le condotte che sono sostanzialmente nei territori. L'esperimento che stiamo facendo, a cui accennava prima Andrea, in Casentino, anche con il Museo del Casentino, a partire da Festa Saccia, è quello di andare a costituire la condotta Slow Food del Casentino con le risorse specifiche che ci viene messa a disposizione dal territorio. Risorse specifiche poi afferiscono anche a progetti specifici di quel territorio. E da qui appunto la collaborazione con l'Ecomuseo del Casentino, che Andrea in condotta poi molto probabilmente andrà a rappresentare, ma anche quello che possono essere i produttori, le associazioni dei produttori che gestiscono delle piccole botteghe. Prima parlando di biodiversità, di quello invisibile, all'interno della condotta ci sarà anche una produttrice di humus attraverso l'ombrico, quindi estremamente sostenibile, e che fornisce l'humus a molti piccoli produttori del Casentino. Quindi la collaborazione, i punti di contatto tra Slow Food, in questo caso che io rappresento, e gli ecomusei sono veramente tanti. È come avere la sensazione di avere dei fratelli accanto che stanno facendo la stessa strada e che ogni tanto si incontrano e vengono fuori, come appunto per i presidi che abbiamo sentito prima, delle storie straordinarie. Sia Slow Food sia gli ecomusei sono sul territorio delle sentinelle in qualche modo. E questo va messo a valore e va messo anche a sistema. Perché con tutta probabilità, facendo sistema, le risorse che poi possiamo avere a disposizione sono risorse estremamente più elevate delle poche che abbiamo ora, perlomeno per quanto riguarda l'esperienza che abbiamo noi in Toscana e in Casentino. E quindi fare sistema diventa derimente per sviluppare progettualità che poi salvino i territori, salvino i prodotti, salvino i prodotti e salvino anche le comunità. Quando penso agli ecomusei, penso a, mi veniva in mente di pensare al museo dinamico di Slow Food. Non voglio mettere il cappello a nessuno, ci mancherebbe altro, non voglio, però era questo, cioè quello che Slow Food in qualche modo cerca di fare sui territori. L'ecomuseo lo rende sistema. Ed è per questo che in qualche modo l'unione tra queste due realtà mi sembra quasi inevitabile. Ovviamente ognuno con la sua identità, con le sue peculiarità, ma la collaborazione, a mio avviso, dovrà iniziare a essere una collaborazione importante, più di quello che non è assolutamente già ora. Tant'è che noi come Slow Food Toscana porteremo come contributo al congresso nazionale che si svolgerà dal 2 al 4 di dal 2 al 4 di luglio a Genova, al congresso nazionale di Slow Food, un contributo appunto che viene dal Casentino e parla di Festa Saggia, di questa buona pratica che
il territorio casentinese con l'ecomuseo, è riuscita a sviluppare sul territorio e a cercare di renderla buona pratica anche per altri territori, e quindi riuscire in questo senso a contaminare, fortunatamente, un'accezione positiva anche altre realtà ed altri. Ecco, da qui è imprescindibile, a mio avviso, fare sistema perché questi valori condivisi possano veramente contaminare anche quelle situazioni, forse non del tutto compromesse, ma che si avviano ad essere appunto compromesse per sempre. Io vi ringrazio della disponibilità e dello spazio che avete dato a me e anche a Raffaella, e vi lascio la parola. Grazie Gianrico. Perdonami una battuta, Miriam, che mi sembra doveroso, visto che appunto giustamente Gianrico ha chiamato in causa il tema del paesaggio, che è l'altro elemento che accomuna tutte le nostre esperienze. E tanto per rilanciare, diciamo, un po' la cosa, mi veniva in mente che potrebbe essere un altro obiettivo comune quello di lavorare insieme rispetto alla istituzione di osservatori sul paesaggio, specialmente per quelle regioni che hanno appunto delle pianificazioni già avviate in questo senso, che hanno dei piani paesaggistici. Sappiamo bene, ed è uno degli elementi che è emerso anche in questi incontri che abbiamo organizzato come Ecomusei, la mancanza di un soggetto di riferimento che sul territorio si occupi nello specifico della salvaguardia del paesaggio. E quindi se i vari soggetti che, come abbiamo detto, stanno lavorando e stanno percorrendo la stessa strada, trovassero a sua volta questo obiettivo comune di un osservatorio, diciamo, inteso come momento di monitoraggio, come momento di osservazione, di sensibilizzazione rispetto a temi del paesaggio, potrebbe essere un altro obiettivo comune che farebbe tanto del bene ai nostri territori. Grazie. A te, Miriam. Grazie degli interventi. Allora, passeremo ora ad analizzare invece le fasi di distribuzione e vendita con Massimo Luciani dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, che ci parlerà del ruolo degli ecomusei nello sviluppo delle reti di vendita e nella distribuzione nelle filiere corte locali. E interverranno anche Enrico Pietrangeli, coordinatore di Trame di Comunità, sul rapporto tra neoruralismo e innovazione sociale nell'esperienza di Tramercato, e Fabrizio Cuniberti di Eco Garantito, sul commercio equo e solidale come strategia globale per l'affermazione dei diritti sui territori marginali. A voi la parola. Grazie. Allora, cominciamo questa parte. Io ho seguito molto attentamente i vari interventi precedenti e vorrei cercare di tenere un po' il filo del ragionamento, perché credo che sia importante in questi momenti poter costruire anche una riflessione comune che porti anche a un prodotto, anche un risultato in termini anche di contenuti che possiamo utilizzare anche successivamente e in avanti. Parto dalla considerazione che faceva Raul, premessa, diciamo, faccio una piccola premessa, mi prendo 5 minuti per questo, e poi passerò la parola ai relatori che sono con me gentilmente. Parto da Raul, che diceva di ripensare l'economia che ha una desinenza e una radice femminile, no? E quindi volevo fare un po' anche una sorta di battuta, ma l'economia è femminile, l'economia circolare è femminile, la filiera corta è femminile. Ma per quale motivo allora viviamo in un mondo dove l'economia è invece ha un esponenziale predisposizione alla protuberanza, ad essere proprio in maniera anche figurativa fallica? Forse non è il caso che la riportiamo alla sua desinenza originaria, quindi il tema della ciambella secondo me è il tema fondamentale. Io prenderei proprio la ciambella come punto di riferimento simbolico e andrei avanti su quella, anche come, diciamo, simbolo proprio per gli ecomusei.
Il tema nostro è quello della distribuzione delle vendite, delle reti di vendita, quindi andremo un pochino a fondo sicuramente su quelle che sono le nostre esperienze sul territorio orvietano, esperienze diciamo che abbastanza recenti, ma che traggono origine da ovviamente da situazioni che vengono dal passato e che adesso si stanno via via sempre più strutturando, situazioni che ovviamente sono in comune con tante altre realtà d'Italia, tanti altri agrumusei hanno esperienze simili alle nostre, più o meno giovani e più o meno strutturate. Il tema della catena della distribuzione è un tema fondamentale, bisogna ripensare assolutamente la catena della distribuzione che appunto ha questa tendenza protuberante, unidirezionale, una tendenza che praticamente porta, come è già stato detto, a una riduzione del valore e ad una semplificazione, riduzione della qualità anche del cibo, il famoso cibo spazzatura che siamo costretti a mangiare spesso, e che poi ha tutti i suoi riverberi nelle varie fasi diciamo della vita, nei vari momenti della vita, in tutto quello che sta anche sul territorio. Quindi ad esempio pensiamo agli effetti che tutto questo ha nelle fasi della produzione, in particolare nella produzione agricola, quindi le monocolture, la tendenza sempre più spiccata ad andare verso le monocolture. E pensando ad esempio agli effetti sociali che tutto questo ha laddove gli agricoltori si orientano verso la forma diciamo dell'agricoltura convenzionale basata sulle monocolture, è quella che porta alla riduzione lenta ma comunque efficace del valore, all'allargamento o al restringimento della forbice del valore. E quindi di fatto tutto questo porta soprattutto chi sta alla base della catena di distribuzione a vedersi prima o poi sfruttato dal sistema, da tutto questo sistema. Tutto ciò ha effetti, e poco fa Andrea citava, ritornava sul tema del paesaggio, il tema del paesaggio è centrale anche in tutto questo, qualcuno si dirà, ma sì, ma tutto questo è il paesaggio è centralissimo, perché nel momento in cui riduciamo tutto quanto, quindi il discorso del valore, il discorso della qualità del cibo, il discorso delle forme della produzione, riduciamo anche il sapere, cioè si va a perdere tutta quel patrimonio immateriale anche di saperi, di conoscenze, di competenze, ma anche poi tutto quello che si muove intorno, quindi ad esempio che materiale, i prodotti, le produzioni antiche basate sulle culture antiche o le varietà antiche, anche quello si va perdendo, e di conseguenza si va a perdere il paesaggio. La trasformazione del paesaggio sarà sempre più inesorabilmente verso forme dove il territorio sarà completamente staccato dai suoi abitanti o viceversa, insomma, come la vogliamo vedere. Quindi ripensare le catene di distribuzione significa cercare anche degli strumenti che siano qualificati in questo senso. Quindi noi abbiamo individuato sicuramente i gruppi d'acquisto solidale, i mercati contadini, che ne abbiamo parlato anche per Slow Food, e i mercati della terra, gli empori solidari, punti vendita anche di prossimità, ma che si caratterizzano per una forte diciamo sensibilità almeno nel prodotto che intendono mettere a scaffale. Le botteghe del commercio equo e solidari, da questo punto di vista, insomma, rientrano in questa tipologia, per quanto poi lì, insomma, allarghiamo ancora di più il discorso, ma anche le piattaforme e le reti di distribuzione, perché insomma, è importante stringere reti anche su dimensioni che non siano precisamente a livello proprio strettamente locale, ma che abbiano legami con gli altri territori limitrofi, piuttosto che laddove non è possibile, ad esempio, produrre l'arancia in Umbria, ancora difficile, vengono dalla Calabria, quindi le reti distributive tra Calabria o Sicilia, insomma tra Sud Italia e Nord Italia, vanno, il Centro Italia e Nord Italia vanno stabilite, così come i rapporti tra Nord e Sud dell'Europa e cammin facendo tutto il globo. Ma anche ragionare su tutto quello che è la trasformazione
il consumo a breve raggio. Quindi pensiamo ad esempio al rapporto che c'è tra il produttore e chi trasforma la materia prima. Si deve lavorare molto all'alleanza tra produttori e trasformatori locali, e questo rientra anche in quello scopo di cui parlava anche prima Andrea, di trovare, diciamo, delle forme, delle alleanze anche più strutturate che possono essere replicate. Bisogna lavorare anche su queste componenti. I distretti del cibo sono gli ultimi venuti, probabilmente cerchiamo di capire in che direzione vorranno effettivamente andare, comunque sicuramente sono attenzionati da tutti noi. Tutto questo, diciamo, potrebbe portare, anzi porterebbe, a una forma di economia alternativa, diciamo sempre più sociale, solidale, responsabile, un'economia sostenibile e che valorizzi il patrimonio locale. Le esperienze che noi andiamo a vedere adesso sono esperienze che sono molto diciamo rafforzative di quello che è, per citare parole che ormai l'amico Enrico Petrangeli mi ha più volte ormai mi ha fissato nella testa, il welfare di comunità, il cosiddetto welfare di comunità, che vanno verso un welfare di comunità, e ragionare poi anche insieme a Fabrizio delle reti di solidarietà che partono dai territori per arrivare a livello globale. Metto in condivisione, utilizzo altri due minuti per mettere in condivisione alcune immagini che vengono, diciamo, dal repertorio di immagini del gruppo d'acquisto solidale, a cui l'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano da circa un anno, ormai siamo circa un anno, collabora molto attivamente, dà un supporto tecnico, ha un ruolo di catalizzatore anche in questo caso, perché funge, mette, diciamo, le sue energie, le sue competenze, le sue possibilità per appunto far funzionare la macchina, far funzionare i rapporti, le relazioni, le sinergie tra i soggetti coinvolti, dai produttori ai consumatori, le associazioni interessate, gli enti, le istituzioni. Noi abbiamo coinvolto anche enti scolastici, come già dicevo nella prima parte in premessa. Questi sono sostanzialmente i metodi che utilizziamo, sono metodi anche innovativi che usano la tecnologia, quindi dal gruppo WhatsApp, dove partono sostanzialmente ogni settimana i nostri listini e vengono sostanzialmente distribuiti e girati ad una platea abbastanza ampia, un semplice gruppo WhatsApp. Il nostro gruppo d'acquisto si chiama GASOS, Gruppo d'Acquisto Solidale Orvietano Solidale, abbiate pazienza la replicazione del termine solidale, ma ci siamo molto legati e quindi è un rafforzativo. Il listino viene girato settimanalmente, la platea è fatta di, chiamiamola così, insomma, comunque le persone che aderiscono al gruppo acquisto sono circa 200 famiglie solo col gruppo WhatsApp, poi ci sono, partono anche per email, girano attraverso altre reti che sono collegate alla nostra, e quindi pensiamo, insomma, di raggiungere una fetta molto più ampia. Non abbiamo ancora fatto una statistica, uno studio preciso di quanto si possa essere allargata questa cosa, però crediamo, insomma, che sia molto importante. Diciamo, le persone ordinano normalmente, utilizzano un semplice codice, abbiamo, insomma, semplificato un po' nei meccanismi, ma la cosa, insomma, serve per oriare il funzionamento dell'attività, e registriamo tutti gli ordini, ogni settimana ci facciamo elenchi sia scritti che ovviamente digitalizzati. Luciano, non si vedono le immagini, si vedono le icone, ma non si vedono le immagini scorrere. Queste non si vedono? Si vedono solo le icone nel tuo schermo, ma non si vedono le immagini. Un attimo. Ok, così dovrebbe vedersi. Allora, forse provo a ricondividere lo schermo, un attimo, interrompi condivisione,
ricondivido tutto lo schermo. Adesso si vede, ok. Allora, vabbè, rapidamente qui sostanzialmente vengono postati tutti i vari ordini con i vari codicilli, le quantità, molto semplicemente questi vengono registrati, i quantitativi, i luoghi anche di distribuzione, perché abbiamo aperto 4 punti di distribuzione su tutto il territorio, tra cui anche nella sede del museo, che è anche sede dell'Istituto Agrario, della Segreteria dell'Istituto Agrario. Ma poi ci sono anche centri culturali, ad esempio una biblioteca, una piccola biblioteca di un centro abitato, piuttosto che l'azienda agricola, e oltre che la bottega del commercio ecosolidale. Questa è l'elencazione, diciamo, come viene fatta. Queste sono alcune immagini, durante il lockdown, quando facevamo anche consegne a domicilio, e vedete, le operazioni sono sempre molto impegnative, sono state molto impegnative, hanno riguardato e interessano comunque molti volontari, quindi è un'attività che si basa molto sul volontariato, ma non solo, perché richiede anche l'intervento di figure un pochino più esperte e tecniche, e sicuramente ha anche un alto potenziale di inserimento lavorativo. Questo, ad esempio, questo ragazzo con gli occhiali è uno dei nostri inserimenti lavorativi sociali, e contribuisce ogni settimana alle operazioni. Ecco, vi dicevo del rapporto, ad esempio, nelle reti distributive a livello anche nazionale. Qui, ad esempio, siamo in relazione con la campagna SOS Rosarno, una realtà molto importante di Rosarno, di produzione di agrumi e non solo, che a sua volta ha delle reti a livello nazionale che girano in tutta Italia, e da loro prendiamo gli agrumi. Questi, i prodotti del, diciamo, che girano nel gruppo d'acquisto, finiscono anche al market solidale, cioè vanno all'autosostegno delle famiglie, diciamo, con più necessità. Quindi c'è tutto un lavoro sociale. Di tutto questo, ad esempio, c'è un recente documentario prodotto dall'Associazione Umbria e Solidale, che documenta proprio queste realtà in Umbria, in particolare tutte le realtà, dai produttori fino ai punti di distribuzione, alle reti di distribuzione, gas ad esempio, dal punto di vista, diciamo, sociale, quindi mette in evidenza quanto sia stato importante il sostegno sociale di tutte queste esperienze. Passerei a questo punto la parola, mantengo la condivisione così metto anche le immagini di Tramercato, e passerei la parola a Enrico Petrangeli, che prenderà sicuramente molto spunto dalle cose che ho detto. Sì, grazie Massimo per l'invito, grazie a tutti per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi. E grazie a chi ha già fatto l'intervento anche per le cose interessanti che ho sentito fin qui. Dunque, io vi anticipo che per cercare una definizione del rapporto tra innovazione sociale, che preferirei chiamare sviluppo di comunità, e nuove forme di ruralismo, a me piace scomodare una definizione, come dire, classica dell'antropologia culturale, che parla di ritorno a casa avendo fatto il giro più lungo, cioè non avendo battuto i sentieri tracciati, avendo fatto esperienza, ma con l'obiettivo appunto di tornare a casa, riabitare i territori e recuperare con consapevolezze diverse quello che sono le proprie origini, sviluppare, come dicono oggi alcuni antropologi, quelle forme di restanza che effettivamente consentono di sviluppare e di consolidare un rapporto attivo con i territori. Leggerò qualche cosa per essere sicuro di dire abbastanza,
per essere sicuro di farlo nella maniera più rapida possibile. Allora, neoruralismo o post-agricolo o anche nuovo ambientalismo sono fenomeni sociali che da qualche decennio, stanno caratterizzando la sociologia dei territori qui da noi, ma un po' dappertutto in Europa, e producono innovazione sociale e o sviluppo di comunità. Ora è qui, cioè da un anno circa nel territorio dell'Orvietano, che grosso modo corrisponde al sud-est dell'Umbria, Tramercato è diventato un osservatorio privilegiato, una cartina di tornasole, un campo etnografico significativo per lumeggiare e comprendere la declinazione locale di quel composito e multiforme fenomeno che riusciamo a circoscrivere, seppure con qualche approssimazione, ricorrendo ai neologismi usati sopra. Tramercato, in altre parole, è una sorta di sonda per conoscere e interpretare potenzialità e realtà dei nuovi ambientalismi, che in qualche misura sta anche, e qui c'è un caso significativo, contribuendo a generare e a caratterizzare. Dunque, che cos'è Tramercato? È un mercato rionale mensile di coltivatori, allevatori, artigiani locali. Si svolge in un'area verde pubblica di Orvieto Scalo, che è uno dei quartieri periferici di Orvieto, sviluppatosi nel primo dopoguerra intorno alla stazione ferroviaria e, negli anni del boom economico, a ridosso della strada statale e del casello autostradale. La prima edizione di Tramercato, generata all'interno del progetto di innovazione sociale Trame di Comunità, è del luglio 2020. Ad oggi Tramercato sta mobilitando per ogni sua iniziativa una quarantina di piccoli produttori locali. Si è riproposto puntualmente e proprio domenica prossima, domenica 27 giugno, inizierà il suo programma estivo che lo porterà in parecchi dei comuni che costituiscono la zona sociale 12 dell'Umbria, che sono riconosciuti nell'area interna sud-ovest dell'Orvietano e che in gran parte sono associati nell'ecomuseo del paesaggio orvietano. Ecco, sottolineo zona sociale, area interna, ecomuseo, perché proprio nel portarsi nelle varie ubicazioni di questi, Tramercato riattualizza legami storico-sociali e configurazioni istituzionali, le quali, al di là delle screziature politiche che si danno, diciamo, a livello congiunturale adesso, di fatto innervano il territorio. Inoltre, per un altro aspetto, da servizio di prossimità, qual è essenzialmente nelle edizioni periodiche di Fabbro e di Orvieto, diventa invece corredo festivo di eventi aggregativi nei borghi più piccoli. Due dimensioni dell'innovazione sociale che si riagganciano alla volontà di Tramercato di restituire al mercato i suoi significati socio-antropologici di incontro, scambio, condivisione. L'esperienza di Tramercato consente di tracciare un sommario dei temi che chiariscono forme e contenuti dell'innovazione sociale indotta dal neoruralismo. Diciamolo qui solo per inciso, tornerebbe utile questo sommario per riflettere in generale tout court sul significato proprio dell'innovazione sociale e dello sviluppo che sia di comunità. Anzitutto, la nostra esperienza pone la necessità di un chiarimento teorico-metodologico su alcuni concetti chiave, che nasca dal confronto tra i saperi esperti dell'agroecologia, della ecomusealizzazione e della antropologia. Fin da subito, Tramercato è stato effettivamente un catalizzatore di attenzione e oggetto di uno scambio di impressioni e di riflessioni continuo tra CNR, tra Università di Perugia e appunto Ecomuseo. Poi la profilazione
dei neurorali è cosa che sfugge i censimenti convenzionali, anche soltanto per le dimensioni demografiche e residenziali. Obbliga invece all'inserimento di aspetti qualitativi per le regioni di provenienza e gli iter individuali, familiari o di gruppo che portano a riabitare le campagne, per le competenze e le abilità professionali, per i quadri motivazionali ed etici, gli assetti organizzativi ed esistenziali. Per questi aspetti, il panorama dei casolari sparsi delle nostre campagne di media e alta collina è decisamente cambiato. Una innovazione sociale è registrabile assolutamente. Per quanto riguarda però le tecniche culturali di allevamento e trasformazione, i neorurali sono consapevolmente multifunzionali. Recuperano e riattualizzano, almeno nell'approccio, alcune pratiche della variante locale della mezzadria. Le cultivar adoperate o le razze allevate inducono a rivisitare la storia agraria locale. Le soglie temporali e o areali della tipicità e la portanza di innovazioni, introduzioni e recuperi, retroinnovazioni, eccetera. Le strategie di sostenibilità si fondano sul mutuo aiuto locale e l'autocostruzione, in questo molto legata alle forme mezzadrili locali, ma anche su reti e circuiti complessi ed estesi che rappresentano un'assoluta novità per i nostri territori. L'idea di transizione ecologica è spesso motivazione e scopo e appare a un discreto livello di consapevolezza. Per tutto ciò viene da richiamare l'idea del, virgolette, folklore progressivo, che è quasi un ossimoro in rapporto allo stigma con cui in genere viene legato al folklore proprio la funzione della conservazione. Folklore progressivo. Ora, l'economia neorurale si situa in relazione al sistema agroalimentare locale di produzione, trasformazione e consumo. Sta nei margini di tolleranza di questo e sviluppa dunque una sua esistenza interstiziale importante ma recintata, oppure riuscirà a stabilizzarsi mettendo in equilibrio le ragioni produttive dei contadini e contadini con i comportamenti di acquisto dei residenti? Sono questioni chiave della innovatività sociale, dello sviluppo di comunità, del welfare di comunità. Detta grossolanamente, Tramercato tenta di far incontrare gli ultimi testimoni e i discendenti di quei mezzadri che nel secondo dopoguerra sono scesi a valle, lasciando la difficile agricoltura delle terre dell'osso, inurbandosi e aderendo al modello di benessere della modernità borghese e commerciale, con i protagonisti di un ritorno alla terra nato spesso in ambiti metropolitani, alimentato da insoddisfazione verso le condizioni di vita borghese che gli altri cercavano e dal miscuglio tra ricerca esistenziale, conoscenze tecniche e consapevolezze politiche. Il neoruralismo traguardato attraverso Tramercato fa riflettere, e questo mi sembra decisamente importante, sui processi di patrimonializzazione di ieri come di oggi. Ecco, nel momento in cui noi andiamo a fare come Ecomuseo, come operatori culturali, come membri di associazioni, come decisori politici, operazioni di valorizzazione, collochiamo la nostra opera all'interno di percorsi di patrimonializzazione che sono sempre storici, che sono attualizzazioni concreti di motivi di interesse e che sono contemporanee. Nel nostro caso è diventato importante riflettere tra i processi di patrimonializzazione di ieri, e citiamo tra questi la riforma Eugenio Faina, che ha un valore esemplare per aver messo a fuoco, per esempio, la nascita della FAO, attraverso rapporti non tanto indiretti, la sperimentazione fatta nelle montagne del Peglia, a cura di Eugenio Faina, ha
prodotto come esito proprio la costituzione della FAO, e invece gli interessi della, gli interventi della comunità montana. Ma ci sono oggi delle forme di patrimonializzazione, sì? Chiederei di andare a conclusione, così almeno riusciamo a intervenire anche con Fabrizio. Sì, ci sono delle forme di patrimonializzazione effettivamente imbarazzanti per la modalità con cui si danno, Mabunesco per esempio, e le prime avvisaglie dei distretti del cibo. Vado a chiudere con un riferimento colto. Elemento già dimostrabilmente impattante e innovativo, il neoruralismo, che mischia ritorno alla terra e intellettualità borghesi, ha prodotto i luoghi profetici, qui il riferimento colto è a Benjamin, posti cioè che, a dispetto di un'apparente marginalità ed arretratezza, catalizzano energie e producono resilienze capaci di scrutare il futuro. Luoghi profetici, Benjamin, oppure eterotopie, stavolta è Foucault. In fisiologia l'eterotopia designa gli stimoli di attività funzionali riscontrabili in sedi diverse da quelle deputate, e che Foucault ridisegna come luoghi concreti, simbolicamente densi, stranianti rispetto all'estetica prevalente e capaci di indicare le alternative praticabili. Nel nostro caso specifico, il potere comune, che il comune di Montegabbione sta citando avanti. Ecco, per tutta questa serie di stimoli, credo di poter dire che effettivamente la innovazione sociale prodotta dal neoruralismo si incastona all'interno di una via, quella più lunga, per tornare a casa. Grazie, grazie mille per l'attenzione. Grazie Enrico. Dal neoruralismo io con Fabrizio ripasserei al post, quello su cui lavora da sempre il commercio agro solidale, visto che i contadini di fatto sono i produttori, i contadini di tutto il mondo sono punto di riferimento, diciamo, fisso del commercio ecosolidale. Il commercio ecosolidale guarda alle origini a cosiddetti produttori svantaggiati, produttori marginali o marginalizzati. In questo io farei anche un tentativo con te di fare un parallelo tra la dimensione del produttore e la dimensione dei territori, perché appunto il rapporto è molto stretto laddove il produttore è debole, laddove i sistemi della produzione sono molto deboli, anche i territori vanno a perdersi, vanno a perdere la loro identità, le loro caratteristiche, insomma, tutto ciò che, su cui si sono fondati. Prego. E spero si possa sentire bene, perché prima ho avuto un po' di problemi di connessione, ma mi auguro che... perfetto, perfetto. Allora, intanto beh, ringrazio anche tutti voi per l'invito, perché non mi sono sentito per niente fuori luogo, nel senso che voi anche per una questione di luoghi, veramente. Io sono un cuneese, anzi un monregalese, e spiantato in Umbria ormai da circa 15 anni, quindi sentir raccontare anche di zone, di luoghi che per me sono anche molto cari, mi ha fatto anche molto piacere. E unito a questo chiaramente anche gli argomenti, i temi, per cui dicevo prima veramente mi sembrava di essere veramente a casa, perché penso che questa in realtà sia la sfida anche molto interessante dell'incontro di oggi, più volte ribadita da ciascuno di voi che siete intervenuti, cioè il fare sinergia, il lavorare in termini di alleanze, ma di alleanze non soltanto parlando come strategie, come ormai abitualmente vengono pensate le alleanze, ahimè purtroppo, nel mondo politico ed economico, ma strategie e sinergie sui contenuti, ed è quello che penso che sia più interessante anche un pochino approfondire quest'oggi. E io appunto rappresento Ecogarantito, che in realtà è l'organizzazione di l'associazione di categoria del commercio eco in Italia, che quindi raggruppa un numero abbastanza sostanzioso, sono circa 65 le realtà di commercio eco tra gli importatori di commercio eco solidale e i distributori, quindi classicamente sono conosciuti come le botteghe di commercio eco, e quindi dei presidi veramente importanti, significativi sui territori,
che devono e hanno questa sfida di, come diceva Massimo prima, di visualizzare, di dare voce, di dare volto ai tanti produttori del sud e del nord del mondo e di essere un presidio sul territorio dal punto di vista informativo, educativo, commerciale, anche per un commercio diverso, alternativo, come più volte abbiamo anche ribadito quest'oggi, partendo da prodotti, da storie, per arrivare dai consumatori che non sono consumatori ma sono consumatori o sono coproduttori, come più volte abbiamo detto quest'oggi. E l'associazione appunto di cui faccio parte in realtà, e infatti nel mio intervento, cercando di non essere troppo lungo, anche perché è stata una giornata intensa e lunga, mischierò probabilmente un po' questo mio ruolo, tra virgolette, più nazionale a quello che è il mio ruolo quotidiano. Io sono un operatore del commercio equo da circa 23 anni ormai, mi sono occupato di commercio equo a Torino, mi sono occupato di commercio equo in Umbria, e quindi bene o male mi rendo conto che come la quotidianità, che poi è anche un pezzo del mio lavoro, è quello che mi permette anche di poter pensare che le cose di cui ho detto fino adesso e di cui abbiamo parlato anche quest'oggi sono cose che vale la pena comunicare, vale la pena approfondire, vale la pena far conoscere. E anche perché, tornando al discorso di Ecogarantito, si tratta di una organizzazione di organizzazioni, un'associazione di organizzazioni, quindi di realtà che al loro interno comprendono persone, lavoratori nel commercio equo e volontari nel commercio equo, come Massimo citava anche facendo vedere alcune delle immagini, che quindi raggruppa persone, storie, che a loro volta attraverso la vendita dei prodotti, la rete distributiva di vendita di cui parlavamo poco fa, racconta storie, progetti, prodotti che arrivano dai vari paesi del sud del mondo come del nord del mondo. E quindi penso che questo intreccio continuo, che poi è anche quello che avete raccontato e che viene fatto ogni giorno anche negli Ecomusei, da come anche per me è stata anche una scoperta anche oggi ascoltare alcune delle cose che non conoscevo nel dettaglio, è un po' questa similitudine, no? Che trovo molto molto potente, molto importante. E la trovavo anche nei vari interventi, dall'introduzione che ha fatto Miriam all'inizio, quando più volte citava una serie di termini che ha citato, dalla tutela alla cura, alla valorizzazione, alla biodiversità, argomenti che poi sono tornati durante la giornata, la caratterizzazione dei territori, la qualità della vita, il rapporto appunto tra il produttore e il consumatore che non ha bisogno di intermediazioni che spesso disperdono, perdono, che appesantiscono e quindi affievoliscono il valore della filiera, almeno dal punto di vista etico. Ecco, tutti temi e argomenti che in realtà riguardano profondamente il commercio equo. Lo riguardano per la sua storia, no? Che insomma quasi insomma diciamo che anche sì, è sessantennale, davvero 50, è molto vicina alla storia anche degli Ecomusei dal punto di vista cronologico, che in Italia ha una sua storia molto più articolata anche negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 20 anni, e che passa attraverso anche una storia che ha avuto sempre fin dall'inizio un rapporto profondo col territorio, con i territori del sud del mondo fin dall'inizio, inevitabilmente dei prodotti coloniali, ai vari prodotti ai trasformati nell'arco dei vari anni, insomma, vengono distribuiti e venduti nella rete delle botteghe del commercio equo e in altre reti distributive, nella ristorazione, piuttosto che nei mercati come quelli citati anche di Intramercato e altre molte realtà in giro per l'Italia, ma che fin dall'inizio ha avuto una grossa cura e attenzione anche al territorio locale. E qui tocco l'esperienza personale. Io ricordo che ho iniziato a lavorare nel commercio equo nel 98 a Torino, nella realtà in cui lavoravo erano presenti diversi prodotti delle cooperative sociali del territorio e anche di altre cooperative sociali distribuite tramite la rete del commercio equo. Quindi parlo di 20 anni, più di 20 anni fa. E parlo quindi di una realtà che era già molto presente, che poi negli anni ha avuto forse delle fasi anche di maggiore affievolimento, anche a livello distributivo, e che invece negli ultimi anni, voi per questi tanti intrecci che si sono più maggiormente creati, le reti dei mercati, la presa Gino Clandestino, a Tramercato, come ci veniva raccontato, penso a Fuori Mercato qui a Perugia, penso a Campi Aperti a Bologna, proprio ieri, l'altro ieri, testimone anche della proiezione di Pancia Verde, il documentario di cui parlava Massimo prima, quindi questa rete nazionale, no? Che poi attraverso appunto la distribuzione come l'Arancia di Rosarno o come tante altre realtà di produttori locali, penso a Rimaflow in Lombardia, cioè ha una rete veramente molto interessante di realtà territoriali che vale la pena promuovere, vale la pena diffondere, vale la pena far conoscere. E su questo il commercio equo, con i suoi avamposti, con i suoi negozi di vicinato, che sono le botteghe di commercio equo, ha davvero un'opportunità. Un'opportunità che deve anche mettere, se ne sono pienamente convinto, a disposizione della collettività, perché diventi cassa di risonanza per far sentire meglio le storie dei produttori e per far sentire meglio ai coproduttori, ai consumatori, queste voci, e farle intrecciare, farle mettere continuamente in comunicazione. Ed è un po', dicevo, di un percorso che ha una grande evoluzione, lo dico perché, e qui cito proprio una cosa molto recente, che è anche molto interessante, e cioè il fatto che proprio da pochi mesi l'ultimo produttore di commercio equo inserito nel registro nazionale di Ecogarantito, quindi produttore, l'ultima realtà entrata dentro la rete di Ecogarantito, è in realtà un produttore di commercio equo italiano, quindi un commercio equo locale,
i produttori di fuori di scarto, una cooperativa di Foggia, che tra l'altro lavora molto in modo molto interessante da anni sul tema anche della lotta al caporalato, quindi sul discorso dei pomodori, la raccolta di pomodori. Questo di come dire che il commercio equo nord-sud negli ultimi anni ha avuto questa grandissima fotografia, prima Massimo accennava la storia anche di Rosarno, e a come quindi distribuzione, ma non solo distribuzione, perché monitoraggio, storia, racconto, filiera, no? Quando la filiera è corta, deve essere corta anche dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, cioè deve avere dei granelli molto forti, molto potenti, su cui si raggruppa, su cui si lega, e che, come dicevo prima, non disperda, ecco, questo patrimonio. E allora, appunto, penso, anche per non essere poi appunto troppo lungo, mi veniva in mente, mentre vi ascoltavo quest'oggi, e anche nell'ottica di quello che più volte è stato richiamato, di come l'incontro di oggi possa essere, almeno penso per me, oltre che un'opportunità di acquisizione di conoscenze anche maggiori e di curiosità e anche di modalità molto vicine, molto simili, ma comunque sempre nuove, anche quella di immaginarsi delle possibili fotografie, che costruiscono un film, e quindi delle possibili immagini, di possibili collaborazioni, di possibili idee. E allora butto lì delle cose che mi sono venute in mente, mi sono anche segnato, oltre a quelle che avevo già pensato e immaginato in origine, e cioè di come possiamo veramente fare in modo che si intreccino nel rapporto nord-sud, il rapporto con i territori, e quindi con un'attenzione sempre molto alta ai vari produttori, quelli più marginalizzati nel sud del mondo come nel nord del mondo, quali potrebbero essere delle possibili fotografie, dei possibili ambiti, e mi rilancio lì come sorta di autoprovocazione e di provocazione collettiva. E penso ad esempio chiaramente il tema della distribuzione. Immagino che sia, come diceva Massimo prima, la bottega di commercio eco. Le botteghe di commercio eco possono essere dei luoghi di distribuzione di alcuni dei prodotti di cui abbiamo anche raccontato quest'oggi, così come vicendevolmente gli ecomusei, piuttosto che le reti del territorio, possono essere luogo anche di distribuzione di prodotti del commercio eco, che hanno una storia particolare che vale la pena che sia raccontata anche, ad esempio, negli ecomusei, anche in tutti i possibili luoghi. Si parlava più volte di attività didattiche, in diversi degli ecomusei viene fatta, ed è uno dei punti cruciali anche del commercio eco. Anzi, uno dei punti cruciali, Massimo lo sa bene, su cui ci stiamo scontrando in questo momento contro l'amministrazione regionale Umbra, che ha deciso di non mettere più a disposizione i soldi e il finanziamento della legge regionale Umbra sul commercio eco, che da 2007 era presente in Umbria, è stata da quest'anno cancellata dall'attuale amministrazione leghista. Per dire, quella degli ecomusei non l'hanno mai finanziata. Siamo dei leggi fortunati che fino adesso almeno questa è andata così, ma come sappiamo tutta questa cosa porta con sé, come dire, una grossa fatica anche di capire come, tra virgolette, continuare a sostenere, che cosa che verrà comunque fatta nella realtà del commercio equo in Umbria come anche nelle altre regioni d'Italia, l'attività educativa, formativa e didattica. E quindi penso che questo, come potrebbe essere interessante, anche un intreccio, no, di contenuti tra quelli che sono tra i vari modi che abbiamo di raccontare e di informare, perché c'è bisogno di continuare a fare una certa informazione perché i nostri consumatori, come dicevo prima, continuino a ricevere anche informazioni credibili per poter alimentare la loro capacità di autonomia e di responsabilità nelle scelte di consumo. Bene. E quindi niente, penso che questo sia un po' quello che penso sia molto importante. Chiudo soltanto con l'ultima cosa, perché è proprio venuta fuori nell'ultima giornata mondiale del commercio equo, in cui gli amici della cooperativa di Bari, che hanno ospitato un momento di festa collettiva, ahimè purtroppo online, hanno ricordato un progetto di tanti anni fa, che loro presentarono, con la legge regionale tra l'altro del commercio equo in Puglia, che si chiamava Chilometro Vero. Non era per cancellare il discorso di chilometro zero, anzi, ma penso che sia importante avere sempre questa soglia di attenzione, l'incrocio tra il chilometro zero, tra la filiera corta, e il chilometro vero, cioè una filiera corta che abbia una certa cura, una certa attenzione. Su questo, ecco, penso che il commercio eco possa mettere a disposizione il suo esserci, insieme sui contenuti alle altre realtà che anche oggi hanno un po' raccontato la loro storia. Grazie intanto. Grazie a te, Fabrizio. Abbiamo rubato qualche minuto, ma penso sia passata bene. Ma sì. Grazie Massimo, grazie Enrico, grazie Fabrizio. Allora direi che possiamo concludere queste fasi della filiera con il grande tema della comunicazione e dell'interpretazione, parlando di ecomusei e produzioni tipiche locali, di ricerca dei partenariati, della comunicazione, degli eventi per la promozione. Come ci ha anticipato prima Barbara, appunto passerò la parola a lei, e ci farà una panoramica sulle buone pratiche territoriali promosse dall'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Quindi interverranno Barbara Barberis e l'antropologa culturale Gaia Cottino. Vi lascio la parola.
Allora, eccomi qua. A me la conclusione con questo ultimo step. Quando appunto abbiamo in fase di costruzione di questa giornata, parlavamo di quest'ultima fase, ci dicevamo, l'avevamo battezzato semplicemente con il termine di comunicazione. In realtà poi ci siamo resi conto che gli ecomusei in realtà non sono effettivamente soltanto diciamo degli uffici informativi o che organizzatori di eventi, anche se come abbiamo visto sono operativi, cioè sono organi effettivamente che non fanno solo parole, ma che i molteplici esempi che abbiamo visto fino adesso, nonostante la maggior parte di noi non produca prodotti, ma di fatto effettivamente li muove all'interno dei territori. E quindi abbiamo pensato di aggiungere la parola interpretazione, perché più in qualche modo ci rappresentava, no? Quindi non è soltanto un discorso di comunicazione, ma anche di interpretazione, perché in realtà, appunto, vi parlerò velocemente di due progetti che realizza l'Ecomuseo, ma sono sicura che tutti gli ecomusei poi declinano questa parola in svariati modi, no? L'Ecomuseo ha anche un po' il compito, appunto, di dare un po' la sostanza, no, a questi progetti e a questi prodotti che sono sui territori che noi rappresentiamo. Ad esempio, appunto, il progetto Sapere i Sapori, di cui parlerà anche meglio Gaia successivamente, è stato un individuare cinque prodotti rappresentativi, io amo più questo termine che non tipici, della Vallegrana, e su questi fare un lavoro, uno studio storico-antropologico, di ricerca per capire come questi prodotti si sono legati al territorio e come il territorio effettivamente li ha generati e perché sono diventati rappresentativi, perché qualcuno è diventato presidio, perché qualcuno rappresenta una comunità. Secondo me questo è proprio uno delle tematiche degli ecomusei. Gli ecomusei devono in qualche modo far arrivare e rendere tangibile questa consapevolezza, no? Attraverso proprio a questi studi che partono dalla collettività e ad essa la restituiscono. Quindi non solo comunicazione esterna al territorio, ma anche comunicazione con il territorio, dal territorio, insieme al territorio. E quindi appunto in realtà poi Gaia non vi parlerà esclusivamente di questo progetto, ma vi parlerà del senso di questo modo di operare, no? Lei ha seguito questo progetto con noi e per noi, insieme anche ad Andrea Fantino, che è un antropologo culturale e un filmmaker. Da questo progetto sono nati cinque videodocumentari dei cinque prodotti che noi abbiamo scelto. A breve si pubblicherà un libro che in qualche modo raccoglierà questo discorso. Lei è appunto un'antropologa culturale che vive tra Roma, Torino, è stata parecchi anni in Oceania, adesso è tornata un po' di più a casa e sviluppa le sue ricerche appunto di più nelle Alpi occidentali. Il suo interesse maggiore è quello delle pratiche, delle politiche alimentari, dei movimenti tra le persone e quindi le migrazioni e anche i movimenti dei prodotti ad esso correlati. E, quindi insomma lascio la parola a lei e buon ascolto. Grazie Barbara. Grazie molte di questa presentazione. Buonasera a tutte e a tutti.
Dunque, io metto subito in condivisione un piccolo PowerPoint che ho preparato, così un po' illustrativo, che mi sembra potesse essere, è sempre meglio, come dire, parlare anche per immagini e soprattutto perché ho una serie di citazioni degli interlocutori di questa ricerca che secondo me è sempre interessante far vedere. La piccola premessa che voglio fare in questi quarto d'ora, così che cercherò di prendermi a disposizione, appunto, è che io sono arrivata dopo, cioè sono, diciamo, entrata in corsa in questo progetto molto interessante pensato dall'Ecomuseo, che è stato di fatto portato avanti o iniziato da Andrea Fantino, come ricordava a Barbara, antropologo, il quale ha fatto questo lavoro, diciamo, l'iniziativa si è svolta in qualche modo con una triplice direttrice, cioè dapprima è un progetto che ha previsto la realizzazione di una ricerca di antropologia culturale sul territorio. Da questo sono nati 5 videodocumentari sui prodotti su cui adesso farò un breve affondo, uno per ogni prodotto considerato, e infine io sono entrata, diciamo, nella fase finale come curatrice di questo testo, che vuole essere un po' un raccordo tra la ricerca antropologica e i documentari, che appunto vedrà la luce quest'autunno, quindi siete già tutti invitati in Vallegrana, si spera, per una presentazione in presenza. Premetto anche che appunto la mia presenza in Valle era in realtà legata ad una ricerca che io ho condotto negli ultimi 2 anni, legata ad alcuni temi di cui tutti voi avete già un po' accennato questa sera, cioè la questione della restanza, ma anche dei ripopolamenti delle montagne, e in particolare delle Alpi di 4 vallate del Cuneese, tra cui la Vallegrana. E devo dire che l'Ecomuseo è stato incredibilmente ricettivo e poroso da subito, no? Cioè si sono accorti subito della mia presenza in valle, e abbiamo avuto modo di scambiare, di conoscerci, e mi ha immediatamente dato l'idea, e lo dico da esterna appunto, di essere un presidio del territorio, e anche di più, ma a questo verrò un pochino più avanti. Quindi, molto brevemente, Saperi e Sapori, questo progetto nasce, come dire, come un percorso, diciamo, di approfondimento, no? E di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato ai saperi e ai luoghi della cultura alimentare della Vallegrana, con particolare riferimento a questi 5 prodotti, ovvero il formaggio Castelmagno, l'aglio di Caraglio, la patata piadlina e la patata ciarda della Vallegrana, il tartufo nero della Vallegrana e lo zafferano di Caraglio della Vallegrana. La domanda di fondo che muove il progetto è: ma noi sappiamo veramente che cosa si nasconde dietro al sapore dei luoghi che abitiamo? Qui vi ho messo qualche immagine, come dire, per darvi un po' l'idea. E in questo senso la ricerca Saperi e Sapori, che appunto Andrea Fantino ha portato avanti prevalentemente, prova proprio a rispondere, no, a questo quesito, se vogliamo con la forza dell'indagine etnografica, che ha il vantaggio di essere non solo da dentro ma anche da vicino. Prima Barbara diceva che è una comunicazione non solo del territorio, ma dal territorio, quella di cui l'Ecomuseo si fa carico, no? Ed effettivamente è proprio a partire, no, dall'incontro con i produttori, con i rappresentanti delle realtà associative e consortili che sono impegnate, se vogliamo, nella valorizzazione, nella promozione e nella tutela di ciascuno di questi prodotti, che si è creata la ricerca. È una coproduzione, no? Possiamo dire. Forse vale la pena di citarli, almeno in parte, insomma, dal consorzio di tutela del formaggio Castelmagno DOP, al consorzio per la promozione e la tutela dell'aglio di Caraglio, all'associazione per la promozione, tutela e valorizzazione dell'antica patata locale piadlina, della patata ciarda delle Valli DOC, l'Associazione dei Tartuficoltori della Vallegrana e il Consorzio di Promozione e Valorizzazione dello Zafferano di Caraglio della Vallegrana. Li cito tutti perché mi sembra importante che, come dire, sia chiaro questo grande ventaglio di voci, no? Che dà corpo
ad uno spazio che è uno spazio sociale ma anche ecologico di grandissima ricchezza. E a questo proposito a me piace sempre ricordare, come ha detto un interlocutore di Andrea Fantino, la Valle Grana è una regione molto particolare perché il mare c'è ma non si vede. E questa sua, diciamo, posizione interstiziale le ha consentito di essere una riserva di biodiversità, parola che peraltro ho già sentito questo pomeriggio. Tanto per farvi un esempio, ci sono 46 specie di orchidee, che è un dato rilevante se pensate che in tutta la Sardegna, che è già considerata una zona in cui è molto ricca di biodiversità, ve ne sono 60. Quindi è una valle in cui il mare c'è ma non si vede, è invisibile, e che la guida ambientale Macchetta, che è sempre un interlocutore di Andrea Fantino, ci racconta no, con la citazione che vedete sulla destra, in cui dice: le piante che abbiamo in Valle Grana e nelle valli vicine le abbiamo proprio per la vicinanza al Mar Mediterraneo, per un clima particolare. È una regione ricchissima di biodiversità, di piante, di animali rari, alcuni endemici, per questo è possibile considerarla un po' la foresta amazzonica dell'Europa. Non a caso era meta di grandi botanici e fa un paio di nomi di botanici importanti. Ecco, quindi dall'analisi dei sapori della valle, no, di questo spazio sociale, di questo spazio ecologico, emerge come i saperi che vi soggiacciono siano sì certamente stratificati, ma anche profondamente dinamici, cioè in costante rinnovamento, in costante contrattazione all'interno della comunità che lo abita. E l'ecomuseo in qualche modo si fa proprio carico di questa dimensione dinamica, no? Della comunità che lo abita. E un'osservazione a partire proprio dal cibo, dalla filiera corta, ci ha consentito, proprio come un paio di occhiali, no, che ci si mette sul naso, non soltanto di conoscere le caratteristiche, le tecniche, la storia, i saperi dei prodotti in sé per sé, ma anche di andare oltre i prodotti e di conoscere e di capire la comunità intera che abita il territorio, no? Quindi è proprio una prospettiva di osservazione che consente sostanzialmente di allargare lo sguardo. Allora, la domanda di fondo, ed è un po' le cose che volevo appunto approfondire un pochino oggi con voi, è: ma allora cosa emerge dal dialogo con i diversi attori sociali e con i prodotti che vengono localmente valorizzati? E dal materiale etnografico su cui ho avuto modo di lavorare, sebbene non l'abbia raccolto in prima persona, ma è stato magistralmente raccolto da Andrea Fantino, emergono alcuni punti che riassumo proprio in sintesi. In primo luogo, dalle voci degli interlocutori intervistati, insomma, in valle, emerge trasversalmente come attorno ai prodotti si faccia comunità, che è di nuovo una parola che abbiamo sentito ripetere e che è indispensabile per costruire una strategia contro lo spopolamento. Se pensiamo per esempio che la Valle Grana, dai dati statistici, ha perso il 75% della sua popolazione tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Ma la comunità, e questa è la cosa interessante che in qualche modo i prodotti di valle, appunto, e la filiera corta ci restituiscono, non è mai data una volta per tutte. Si alimenta di relazioni di prossimità, si alimenta di nuovi soggetti che decidono di abitarla, si costruisce attorno ad alimenti specifici, e spesso questi alimenti, questa comunità che si crea attorno agli alimenti, sostituisce delle forme più classiche di partecipazione politica. In secondo luogo, tutti i prodotti raccontano una storia di relazioni sinergiche tra abitanti umani e non umani, ed emerge come maggiore sia il rispetto per questa convivenza nelle attività agricole e migliore sia la vita per tutti. Quindi, in altri termini, e qui uso una citazione, no, di Corrado, che mi sembrava assolutamente pertinente, i progetti e le esperienze diventano sostenibili e i conti tornano, a condizione che l'idea di resa del lavoro contempli l'impatto sugli altri esseri viventi, dagli abitanti della comunità locale ai consumatori, dagli animali alle piante, e la loro intima connessione.
Un terzo punto mi sembra importante da sottolineare, cioè il fatto che la storia dei prodotti del territorio, che è stata raccolta, diciamo, tra storiografia e memoria orale, insegna che le prime coltivazioni sono sempre il risultato di azzardi, o sono storie di abbandoni, o sono storie di recuperi, sono storie di assenze, di introduzioni. E questo accade tanto nel passato quanto nel presente, ma anche laddove l'assenza spicca, e quindi l'introduzione in realtà è evidente, la comunità è riuscita ad avviare dei processi di valorizzazione locale di carattere molto diverso da quello che ci immaginiamo come la valorizzazione turistica mainstream, no? Cioè i processi di valorizzazione dei prodotti della valle sono stati in realtà dei processi di rigenerazione piuttosto, soggiacenti a quello che appunto De Rossi chiama la costruzione dell'abitabilità dei luoghi. Queste valli sono valli abitate, abitabili e riabitate appunto in questa fase. Quindi, come dire, il ricorso alla storia è sempre una prospettiva, come dire, interessante da contemplare, da leggere, anche perché spesso nobilita i prodotti. Per dire, gli epiteti che hanno alcuni di questi prodotti, come il Castelmagno che è diventato il re dei formaggi, o il tartufo, il nero pregiato, fanno parte, come dire, di una costruzione storica. E infine direi che dall'analisi di questi prodotti della valle emerge anche un ultimo elemento, in maniera trasversale, no? E come, ovvero come la messa a sistema e la condivisione dei saperi e delle pratiche agricole risultino chiaramente essere la carta vincente per abitare e riabitare le aree interne e i luoghi di margine. Quando mi piace pensare che il riabitare, o mi piace definire riabitare usando e facendo riferimento a Pietro Clemente, che dice: ma riabitare non è solo abitare nuovamente, è anche abitare diversamente, no? I luoghi e gli spazi. Quindi mi verrebbe da dire che i prodotti della Vallegrana, le pratiche, i saperi, no? che vi ruotano attorno e che sono stati appunto raccolti in questo progetto pensato dall'Ecomuseo, ci raccontano, e qui uso le parole di qualcun altro perché sono migliori di quelle che avrei potuto scrivere io, ci raccontano di terre rarefatte, ma anche di trame sociali che tornano a essere dei campi di semina, di raccolta, no? Di sogni, di desideri possibili per coloro che intendono abitarle. In questo senso il ruolo, secondo me, dell'Ecomuseo non è solo quello di raccolta, non è solo quello di comunicazione, non è tanto quello della divulgazione, ma questo è un termine che io personalmente, in linea con, diciamo, uno dei miei punti di riferimento antropologici, ovvero Adriano Favole, che sei anche molto locale, peraltro, un indigeno del Cunese, che non amiamo chiamare divulgazione, no? Piuttosto usare il termine disseminazione, no? Se divulgazione è un'operazione che si fa dall'alto verso il basso, la disseminazione invece tendenzialmente è orizzontale. Allora forse a questo alfabeto che state costruendo potrebbe essere interessante aggiungere quella di disseminazione, oltre a quella che Barbara proponeva di interpretazione. Quindi mi sembra che proprio l'Ecomuseo riesca non solo a essere presidio, come anticipavo nella premessa, ma anche a raccogliere, a disseminare, no? Questi precipitati, che sono il risultato delle interazioni, e quindi diventa un luogo generativo oltre che un presidio sul territorio, che mi sembra assolutamente cruciale anche in linea con quello che Fabrizio diceva poco prima, no? In termini di provare a creare dei progetti che siano dei progetti generativi in una catena di ecomusei che si muove in maniera appunto latitudinale, longitudinale, non solo altitudinale. E mi fermo qui. Bene. Che dite? Ci guardiamo ancora? Intanto, ovviamente, grazie Gaia. Grazie a tutti, è stato
tutto molto arricchente, un sacco di stimoli. Sarebbe bello poi poter continuare a confrontarci. E, non so che dite, sono arrivati dei video dalla Call for Videos che faceva parte, insomma, della manifestazione Gli Ecomusei sono paesaggio. Quindi abbiamo alcuni di questi video che si sono candidati proprio nella sezione filiere corte d'economia circolare. Non so se vogliamo ancora guardarceli oppure ci mandiamo i link e ci dite voi, perché in effetti è abbastanza tardi e ovviamente se ci sono dei commenti, considerazioni da parte degli altri. Nessuno parla. Barbara, che dici? Ma sì, io sono così piena di stimoli, perché appunto è stata bellissima questa carrellata di attività che appunto, già come ci dicevamo in preparazione, in qualche modo si ritrovano queste buone pratiche disseminate sul territorio italiano. E quindi Ecomuseo, cioè i coordinatori ed Ecomusei che di fatto non si conoscevano prima, se non appunto nella lista delle comunicazioni ufficiali, no? In questo modo si scoprono molto vicini in realtà, e appunto anche con degli stimoli nuovi, cioè mi viene da dire, ma subito una festa saggia, e poi non so, mi sono appunto segnata un sacco di appunto, cioè voglio dire, se partirei già questa sera, insomma, con i contatti, e quanto sarebbe bello appunto essere in presenza e andare a avere una birra, mangiare una pizza insieme e continuare questa cosa, no? Quindi non lo so, mi sembra un po' di interrompere un po' questa energia con i filmati che un po' ci spezza queste facce, questi volti che in questo momento sto guardando. Però appunto, come volete, rimandiamo ad un incontro, cioè nel senso, anche l'idea di... E poi siamo sempre tutti molto presi dalle nostre cose, però l'idea di organizzare insomma, la partecipazione condivisa ad attività di altri ecomusei, di altre realtà, provare anche proprio a viverci, no? Come fruitori reciproci di esperienze, sarebbe una bella cosa che andrebbe in qualche modo a continuare questo scambio nel concreto. Ecco, questa è la mia proposta, la mia provocazione, insomma. Sono d'accordo con Barbara, se posso dire la mia. Nel senso, chiaramente adesso è tardi, i video sono presenti sul canale YouTube e ciascuno di noi quindi può visionarli quando vuole. Il punto a questo punto è stringere la rete il più possibile con altre occasioni anche più concrete di confronto e di collaborazione. Da parte mia, rispetto a Festa Saggia, vi mando il materiale su Festa Saggia in trasferta, dove alla base c'è proprio lo scambio di prodotti e di protagonisti fra una festa e l'altra. È uno degli elementi che sta alla base, che prima non ho detto. E quindi ogni festa, per essere tale, deve invitare un altro protagonista e viceversa. E quindi questo potrebbe essere uno dei canali che possono alimentare le nostre frequentazioni e le nostre progettualità. E per il resto, penso che anche come rete avremo altre occasioni anche di approfondimento e anche, come diceva Barbara, di gestione di tutti questi stimoli che sono arrivati
così numerosi in questi giorni. Domani è l'ultimo incontro, tra l'altro, se non vado errato. Dopodiché sarà opportuno rifare una sintesi di tutto quello che è emerso. Intanto grazie a tutti di nuovo per l'opportunità. A me, se mi permettete, grazie Andrea, grazie Donatella, grazie a tutti. Voglio ribadire un po' un punto sul quale, insomma, credo che si possa concentrare l'attenzione, che è il tema delle alleanze e le sinergie. Dalla nostra esperienza è uno dei cardini fondamentali, cioè senza tutte quelle sinergie tra associazioni, cittadini, volontari, istituzioni, non si sarebbe riusciti a fare nulla, insomma. Quindi dobbiamo lavorare per allargare queste alleanze e sinergie non solo sui territori ma anche tra territori, e questa sicuramente può essere uno degli obiettivi anche della rete degli ecomusei italiani. Abbiamo, diciamo, diverso materiale su cui lavorare. Gli obiettivi si stanno allargando indubbiamente. Credo che noi siamo ancora, almeno su questo tema delle file corte, in una fase di, diciamo, di avanza scoperta, anche se le nostre pratiche sono ormai consolidate sui territori. Avanza scoperta perché comunque ci muoviamo in un mondo che va da tutt'altra parte. Questo dobbiamo esserne consapevoli. Cioè l'evidenza c'è che il mondo vada da un'altra parte. Però noi siamo dei testimoni forti, dei presidi, come è stato già detto, e dobbiamo lavorare ancora, appunto, per strutturare in maniera forte quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie a tutti. Bene, allora chiudiamo. Possiamo magari mandare ancora i link dei video in chat, ma penso che c'è il... Che vedi, oppure il link del canale YouTube. Il canale, sì. Esatto. Il link del canale, dove trovate anche tutti gli altri video candidati anche ad altre sezioni. No. Qualcuno ce l'ha portata di mano, perché invece io ero focalizzata sui quattro che erano... Lo possiamo mettere poi direttamente sulla pagina YouTube. Musei d'Italia, eccola qui, dovrei averla trovata, credo. Sì. Ok, perfetto. Esatto, questo è... E la pagina YouTube di Ecomusei d'Italia, dove appunto trovate tutti i filmati arrivati dai territori degli Ecomusei. Bene, allora buona serata a tutti. Grazie a tutti ancora. A risentirci. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Buonasera. Ciao. A presto, buonasera. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti quanti. Ciao. Ciao.